Iniziamo la quarta e ultima sessione del convegno che è dedicata all'immaginario iconico e audiovisivo. Due piccole parole di introduzione riguardano la natura profondamente divisa di questo immaginario che ci è stata tramandata, diciamo, dai ricordi, ma che poi è stata anche messa in luce dalle riflessioni successive sul 67. Quindi da una parte un immaginario lugubre, un immaginario che poi è simboleggiato da una fotografia che anche ieri mi ricordo è stata evocata diverse volte, il giovane col passamontagna e la P38, e dall'altra che poi è diventato in qualche modo anche un immaginario prevalente, quello criminale appunto e violento, dall'altra invece un immaginario che definirei festoso, addirittura carnevalesco, anche se carnevalesco in senso battiniano, insomma, riprendendo le analisi e le riflessioni che sono state fatte su quegli anni da protagonisti diretti, per esempio come Gianni Celati, lo scrittore Gianni Celati, perché questo lato festoso e carnevalesco trova proprio il proprio centro di irradiazione a Bologna e nel Dams di Bologna, dove appunto nascono le manifestazioni del teatro di strada di Giuliano Scabia, dove però ci sono anche corsi appunto di Celati che sono riferiti ad Alice di Carroll e che coinvolgono tutti gli studenti alla fine in un libro collettivo. Alice disambientata, che riflette benissimo quello che sono gli umori, le punte creative e anche diciamo, i disagi che esprimono appunto i rappresentanti, i protagonisti di quella stagione. E ciò che emerge è soprattutto questa grande forza, questa grande voglia di uscire dalle gabbie, dalla gabbia, dice Celati, dell'addomesticamento sociale. E non è soltanto la gabbia dell'addomesticamento sociale, ma è anche la gabbia del linguaggio della politica, la gabbia delle istituzioni e la gabbia del linguaggio tout court. Diciamo la gabbia, con Foucault si potrebbe dire, questa uscita dall'ordine del discorso, in cui si mette invece il caos, il disordine, si mette la dissacrazione in maniera fortissima, facendo sentire quelle che sono le pulsioni del desiderio, le pulsioni del corpo, anche in connessione con il movimento delle donne che all'epoca arriva, insomma, forse alle sue manifestazioni più significative, ma che si radica in tutti gli anni 70. E quindi questa priorità del corpo e dell'esperienza sui filtri che agisce come filtro, insomma, per distruggere appunto l'ordine del discorso. C'è una destrutturazione del linguaggio totale che d'altra parte fa parte dell'ideologia carnevalesca, perché il carnevale secondo Battini è proprio il rovesciamento, la distruzione e al contempo la rigenerazione. Ecco, io direi che il 77, anche per i miei pallidi ricordi, non sono proprio un reduce, ma insomma abbastanza vicino, è questa grande forza di rivoluzione linguistica e rivoluzione appunto delle forme dell'espressione, rivoluzione della comunicazione. È stato quindi un'effervescenza che si è spenta quasi subito, molto presto, che recava in sé, come molti testimoni e poi come molti discorsi, insomma, di riflessione successiva hanno messo in luce, recava in sé dei germi, delle pulsioni di morte, insomma, già dei germi di dissolvimento, ma che però appunto ha portato a questo all'inizio festoso, insomma, disintegrazione di tutto quello che era l'esistente attraverso un nesso fortissimo tra quelle che potevano essere le pratiche artistiche e le pratiche appunto di vita, le pratiche del vissuto, riallacciandosi
anche alle avanguardie, per esempio le avanguardie dadaiste, che vengono nominate spesso in questo momento, che troviamo il Radio Alice, ma insomma il carnevale bolognese che è rimasto nella mia memoria, appunto il carnevale di questi questi corpi dipinti, questi mura dell'università e della città completamente scritte con linguaggi che andavano verso il nonsense e comunque sempre verso la distruzione delle logiche consolidate, questi appunto grandi cortei per strada, questa grande anche da parte appunto di Radio Alice, derisoria e violenta in questo senso anche battaglia contro il linguaggio per una forma di espressione che si legasse fortemente ai corpi, ai vissuti in cui il personale non soltanto fosse politico, come dicevano appunto le donne all'epoca, ma il personale si radicasse in un confronto continuo con la collettività. E Alice Disambientata è, a mio giudizio, proprio il manifesto di questo sforzo del personale, del collettivo di legarsi insieme. E adesso passo subito la parola al primo dei nostri relatori, Cristian Uva, che analizzerà l'immaginario cinematografico. Cristian Uva è ricercatore presso l'Università di Roma III, dove insegna storia del cinema e teorie pratiche del cinema digitale. Ha scritto numerosi saggi per volumi collettani e per riviste internazionali sui rapporti tra il cinema italiano, la politica e la storia e sul nuovo regime iconico legato all'avvento delle tecnologie digitali. È direttore delle collane editoriali Cinema Espanso di Bulzoni e della collana Cinema di Rubettino. È inoltre fondatore e condirettore della rivista Cinema e Storia, sempre edita da Rubettino, e membro dell'editorial board della rivista internazionale The Italianist Film. Ha pubblicato tra gli altri i seguenti volumi: Schermi di piombo, il terrorismo nel cinema italiano, Il terrore corre sul video, Estetica della violenza, dall'EBR a Al-Qaeda, Cinema digitale, teorie e pratiche, e poi è in corso di stampa il suo ultimo volume dedicato a Sergio Leone, che reca come sottotitolo Il cinema come favola politica. Vi passo immediatamente la parola. Grazie. Dunque, partiamo da una constatazione. A differenza di altre stagioni storiche politiche, il 77, nella sua natura, come è stato anche ribadito oggi, come è stato detto ieri in apertura, di contraddittorio quanto straordinario mix di violenza, estremismo, creatività, non va? Sì. Dicevo, il 77 nella sua natura di contraddittorio e straordinario mix di appunto violenza, estremismo, creatività, spontaneità e modernizzazione, stenta a trovare rappresentazioni in un film modello, virgolette naturalmente, film modello. Ciò è vero soprattutto se si fa riferimento alle opere distribuite nel 1977 nel circuito, diciamo, istituzionale e quindi ai film di maggiore visibilità per il grande pubblico, quindi i film usciti in sala. È a questo livello, infatti, che si possono raccogliere maggiori indizi sulle modalità in cui, per dirla proprio con Pierre Sorlen, i film manifestano le preoccupazioni di un'intera società, pur nella consapevolezza naturalmente che ipotizzare un pensiero collettivo o un immaginario svelati da un film resti comunque un'operazione sempre un po' pericolosa, un po' arbitraria. Se si rivolge quindi lo sguardo al cinema italiano del 1977, si può evidenziare un primo dato. Se è vero, come ha scritto Laurent Juillet, che la postmodernità cinematografica nasce proprio nel 77 con un film come Guerre Stellari, si può affermare che l'eterogenea produzione italiana non resti immune da questa temperie culturale che è appunto il postmoderno, non tanto evidentemente sul piano del linguaggio o della tecnica cinematografica rintracciabile in un film come Guerre Stellari, ma direi nella capacità di registrare, 2 anni prima che esca in Francia, la condition postmoderne, la dolorosa transizione tra le grandi narrazioni, appunto, di cui parla Lyotard, e le piccole cronache di un orizzonte sempre più chiuso nella
contrapposizione tra individuo e società. L'atmosfera che pervade il cinema del 77 è decisamente cupa, in ragione della violenza, ora esplicita, ora più sotterranea, di cui appaiono impregnate le opere più rappresentative di quest'annata. Di fronte a un reale sempre più opaco e contraddittorio, i registi italiani appaiono spaesati, consapevoli che non sia più sufficiente, come ha scritto Vito Zagarrio, enunciare per denunciare o far vedere perché si veda davvero. Soltanto il cinema più sotterraneo, quello sperimentale o d'artista, sembra riuscire a mutare di segno al flusso energetico che presiede a quella stessa violenza, in un'istanza in cui creatività e militanza tentano anche una felice fusione. È quello che accade ad esempio con le nuove pratiche fondate sull'uso della strumentazione elettronica, in cui il flusso dell'immagine video, come testimoniano cineasti quali Anna Laiolo, Guido Lombardi, ma naturalmente Alberto Grifi in primis, si presta alla sperimentazione di quella che proprio Laiolo e Lombardi definiscono una nuova visione nell'indefinibile e arbitrario gesto della creatività e per esteso dell'arte. Complice la crisi provocata dalla concorrenza del piccolo schermo, che viene liberalizzato soltanto un anno prima, nel 76, dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale, la produzione filmica destinata alla sala vive insomma una sorta di anno zero. È ancora Zagarrio a ricordare una serie di paradigmatici dati storici relativi non solo al cinema italiano. Muoiono o sono appena morti i grandi maestri che hanno reso famoso nel mondo il cinema italiano neorealista: Vittorio De Sica nel 74, Luchino Visconti nel 76, Roberto Rossellini nel 77. È stato ucciso Pierpaolo Pasolini, è scomparso Pietro Germi, nel maggio del 78 verrà assassinato Aldo Moro. Sono tutte morti simboliche che fanno capire improvvisamente che è finita una certa Italia e che è finito un certo cinema. Il 77, conclude Zagarrio, può dunque essere un anno di svolta anche da questo punto di vista, una pietra miliare oltre la quale la storia del cinema italiano non può più essere la stessa. Allora, in questo scenario, tra i primi caduti, diciamo così, del 77, compare la stessa produzione di genere, quasi che quella fine delle grandi narrazioni si traducesse in una sostanziale perdita del piacere di raccontare, questa è un'espressione di Giampiero Brunetta. Paradigmatico in questo senso, a partire proprio dal titolo, è il caso di Italia Ultimo Atto, ripreso proprio da questo film, il titolo della relazione. È un tardo poliziottesco di Massimo Pirri, un regista semi sconosciuto, un indipendente di sinistra, in grado di coniugare l'urgenza referenziale del poliziesco all'italiana con l'approccio metafisico del Petri di Todomodo o del Rosi di Cadaveri Eccellenti, film usciti soltanto l'anno prima, risultando il primo film di genere a occuparsi direttamente di brigatismo e dunque una delle prime opere che abbia guardato frontalmente a un argomento considerato tabù per molti autori, diciamo con la maiuscola dell'epoca. Un anno prima che le BR arrivino a colpire il cuore dello Stato, Italia Ultimo Atto racconta la vicenda di tre estremisti di sinistra che in una Roma livida e cupa portano a compimento l'assassinio del ministro degli interni, innescando una reazione a catena che ha come conseguenza l'esplosione di una vera e propria guerra civile. Alla fine del film, come molti film dell'epoca, si vedono i carri armati che arrivano in città, immancabilmente. La particolarità è che per la prima volta tutto questo avviene dal punto di vista dei terroristi, diciamo dei brigatisti, secondo un approccio che, come scrive Roberto Curti, è insieme mimetico, la terminologia dei terroristi è proprio quella dei volantini BR, e distaccato. Le iniziali immagini di repertorio, vediamo, ecco, queste sono immagini di repertorio, ovviamente qui per esempio si fa riferimento al cadavere di Gianino Zibecchi, militante del coordinamento dei comitati antifascisti, morto investito 2 anni prima a Milano da una jeep dei carabinieri, e i continui riferimenti alla realtà dell'epoca, così presenti iconicamente a partire dalla stessa locandina del film. Scusate, ci torno un momento, vediamo se ci riesco, ecco, la locandina del film appunto. E qui è interessante perché il film ha il visto censura del novembre del 77, ma già introietta la famosa foto appunto del 14 maggio 77. Insomma, tutto questo testimonia l'urgenza di una presa diretta con la realtà, sostanziata anche sul piano sonoro dalla presenza di una radio che parla ossessivamente di politica, della violenza del potere, del salario degli operai, delle loro battaglie, dell'inflazione, degli studenti, del piano di sicurezza, eccetera, eccetera. Nel medesimo 77, ecco, andiamo a un altro film,
nel medesimo orizzonte di un 77 fosco e connotato da un clima opprimente, si colloca un altro film di genere come Io ho paura. E qui mi riallaccio in qualche modo a quella dimensione della paura, dell'ansia di cui parlavamo ieri, questo direi estremamente paradigmatico sin dal titolo anche in questo caso. Un film di Damiano Damiani, regista peraltro da poco scomparso, considerato insieme a Montaldo, Bolognini, Rosi, Petri, Maselli, uno dei cineasti di spicco di quel cinema di consumo impegnato, tra virgolette, che secondo Giorgio De Vincenti, e qui lo cito, fornì un importante apporto al movimento di reazione democratica di fronte alle azioni destabilizzanti e al vero e proprio terrorismo proveniente da alcuni settori deviati dello Stato, chiuse virgolette. Il film, Io ho paura, è incentrato su uno dei tanti questurini entrati in polizia per fame, tra virgolette, il tipico esemplare, insomma, di poliziotto pasoliniano, un poliziotto sui generis, legato da una relazione turbolenta, burrascosa, con una bella ragazza, rossa di capelli, ma anche evidentemente di gusti politici, diciamo così, che nel film rappresenta l'unico legame con l'altro 77, quello, diciamo, più vitale, libertario anche del movimento. Il brigadiere interpretato da Volonté è quindi ben lontano dai commissari di ferro che lo hanno preceduto nel poliziesco all'italiana, perché non è un duro ma una figura delicata, sensibile, che facendosi portavoce di un sentimento diffuso a vari livelli nella società dell'epoca ha appunto il coraggio di dire «io ho paura». Nel momento in cui cade fatalmente vittima di un gioco fatto di stragi di innocenti, di alleanze, soprattutto tra terrorismo e sezioni deviate dello Stato. Ingredienti che rendono questo film il significativo esempio di un cinema desideroso di restituire, come ha scritto Alberto Pezzotta, il senso di minaccia e di perdita di ogni certezza politica e civile che allora emergeva per la prima volta. Nella medesima atmosfera, segnalando in questo caso il tramonto di un altro genere, importante in questo caso come la commedia italiana, si cala quella che Grazzini ha definito la satira civile di Mario Monicelli, e quindi pensiamo a Un borghese piccolo piccolo, una delle opere più paradigmatiche di quella violenta contrapposizione tra singolo e società sopra evocata quale costante dell'immaginario di tale stagione, configurandosi, per usare le parole di Gianni Canova, come un'asciutta rappresentazione della banalità del male e insieme dell'insostenibile precarietà del vivere. Protagonista assoluto, come vediamo, è il Giovanni Vivaldi di Alberto Sordi, un tipico rappresentante di quella borghesia insospettita di tutto, che ha paura di uscire la sera, che mette gli allarmi alle porte, che si fida solo di quelli di casa e che, se presa per i capelli, arriva anche a farsi giustizia da sé. Queste sono le parole di Gianluigi Rondi in una recensione proprio dell'epoca. Con i polizieschi sopracitati, Un borghese piccolo piccolo condivide soprattutto l'atmosfera cupa, ancora una volta, addirittura funerea, in cui immerge il paesaggio urbano romano e i personaggi che lo abitano. Fattore che si amplifica all'estremo quando la figura incarnata da Sordi cerca una sistemazione al cimitero per il figlio ucciso da un gruppo di rapinatori improvvisati. Mai Monicelli, scrive ancora Canova, si era spinto tanto in là nel rappresentare l'omologazione tra la città dei vivi e la precaria necropoli dei morti. Qui adesso purtroppo non si vede nulla, ma qui è una scena, diciamo, è un frame della scena girata appunto al cimitero. Da un lato una Roma ministeriale sporca e tetra, di volta in volta caotica o spopolata, fotografata con toni lividi e colori pesti da Mario Vulpiani. Dall'altro un macabro, e sarebbe questo, deposito di cadaveri che sembra a sua volta segnato dal disordine, dall'aggressività e da un logico homo homini lupus. Non si dimentichi che nello stesso anno Monicelli compare anche tra gli autori dei Nuovi Mostri, diciamo altro canto del cigno, se vogliamo, della commedia italiana, in cui nel famoso episodio del malconcio, il titolo era Pronto Soccorso, First Aid, conferma la sua voglia di tirare fuori il diavolo, qualcuno ha detto, da Alberto Sordi. Se infatti in Un borghese piccolo piccolo l'attore romano interpreta per la prima volta nella sua carriera un personaggio che arriva a compiere un omicidio per vendicarsi della morte dell'amato figlio, nel menzionato episodio dei Nuovi Mostri, Sordi impersona un aristocratico, anche qui purtroppo abbiamo molta luce, qui si intravedeva appunto questo personaggio, un aristocratico esponente della nobiltà romana papalina e nera, che girando per Roma con la sua Rolls Royce bianca, trovando riverso sull'asfalto un uomo investito da un'automobile che nessun pronto soccorso è disponibile a ricoverare, finirà per abbandonare poi il malcapitato dove l'aveva trovato, ossia ai piedi di un fantomatico monumento a Mussolini. Un po' provocatoriamente un critico come Alberto Crespi ha suggerito, qui lo cito, che c'è più 77 nel puttaniere che va allo scisma di Lefebvre, questo personaggio,
e nel borghesuccio massone piduista che uccide per vendetta l'assassino estremista del figlio, un borghese piccolo piccolo, piuttosto che nei rari filmati militanti di un'epoca che un po' rifiutava le istituzioni e i loro media, un po' non aveva ancora a disposizione la tecnologia leggera delle videocamere, oggi digitali, che hanno trasformato in un colossal, lui dice, il G8 di Genova, chiuse virgolette. Sta di fatto, insomma, che il viscerale rapporto padre-figlio al centro di un borghese piccolo piccolo, torniamo un attimo, è esemplificativo di una stagione più in generale in cui il cinema italiano rappresenta con progressiva insistenza questa cruciale relazione generazionale, in una direzione tuttavia sempre più marcata da una sostanziale incomunicabilità e conflittualità. Paradigmatico in questo senso un altro film del 77 come Padre Padrone dei fratelli Taviani. Palma d'Oro a Cannes è il fulgido esempio di un cinema prodotto dalla televisione, da Rai 2, proprio nel momento in cui la domanda cinematografica si sposta dal grande al piccolo schermo, con la conseguente crisi, diciamo, del cinema. Incentrata sulla vicenda del figlio di un pastore dispotico e violento capace di emanciparsi da un'oppressione apparentemente senza scampo, quest'opera si fa interprete mediante un riuscito accordo tra linguaggio e ideologia, tra pregnanza politica dell'immagine e intensità figurativa, queste ultime sono parole nuovamente di Giovanni Grazzini, di almeno una delle direttrici forti del 77. Quell'istanza profondamente politica di liberazione dai vincoli imposti dalla autorità con la maiuscola, che qui si configura nella metafora, per usare ancora i termini di Grazzini, dell'elogio della disobbedienza ad un comandamento patriarcale sinonimo di immobilità sociale. Se d'altronde contestazione era stata la parola d'ordine del 68, proprio liberazione, secondo un altro fine studioso come Maurizio Grande, è la nuova parola chiave affermatasi nel corso degli anni 70. Per essere precisi, liberazione del desiderio come forza distruttrice, cito Grande, come dissipazione dei legami sociali e delle dipendenze dalla produzione e dal potere. La pulsione fondamentale è, insomma, conclude Grande, sfigurare i legamenti sociali per colpire il potere politico al cuore del suo riflesso ideologico, lo Stato padre. Ecco allora che le opere filmiche più emblematiche del 77, per restare alle coordinate concettuali di Maurizio Grande, si fanno profondamente politiche nel veicolare quel connubio tipico del cinema ideologico degli anni 70 tra eros e politica. Qui cito proprio un libro di Maurizio Grande, il titolo è proprio questo. Come congiuntura, eros e politica come congiuntura fatale, scrive Grande, di desiderio e rivoluzione, di rigenerazione politica e pulsione di morte. Secondo un paradigma evidentemente figlio di quell'antropologia politica del desiderio rappresentata all'inizio del decennio dall'Antiedipo di Deleuze e Guattari. Nel nuovo spazio di produzione sociale del desiderio, la metamorfosi di quest'ultimo diventa quindi forse il vero e proprio fil rouge che percorre buona parte del cinema italiano dell'epoca e di quest'annata. È ancora Grande individuare le tappe di questo percorso in alcuni punti chiave che possiamo rintracciare nelle opere fin qui esaminate. La lotta armata e l'uccisione del padre, quindi diciamo Italia ultimo atto, Padre padrone, marginalmente Io ho paura. La sfigurazione della realtà tipica del grottesco in cui domina, dice Grande, la maschera esasperata, estrema del desiderio, sotto la quale la pulsione di morte fa il suo lavoro devastando volti, ideali, corpi, natura, rapporti umani. Chiusa la citazione. E qui il pensiero va al menzionato Un borghese piccolo piccolo e Nuovi mostri, ma anche ad un'altra importante opera del 77 come Berlinguer ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci. Il cionimario protagonista del film è l'incarnazione di una comicità crudele e disperata in cui si esprime, come scrisse all'epoca Mino Argentieri, il vano tentativo di violare i confini ristretti di una condizione sociale angusta. Il reiterato turpiloquio del personaggio interpretato da Roberto Benigni, la sua ossessiva scatologia, sono in questo senso il veicolo di un'ulteriore forma di liberazione del desiderio, in cui il cioni si fa, eccoci, rabelesianamente, emblema di quella specie di personaggi che Bakhtin definisce portatori permanenti, consacrati, del principio del carnevale nella vita comune, non carnevalesca. Laddove il carnevale rappresenta proprio il trionfo di una sorta di liberazione, dice Bakhtin, almeno temporanea, dalla verità dominante dal regime esistente. Chiusa citazione. La metamorfosi del desiderio, quindi, di cui parlava Grande, che abbiamo usato in questa parte dell'intervento come fil rouge, non può poi che passare più direttamente attraverso
strettamente parlando quell'eros sopra menzionato quale termine strettamente posto in relazione in tale periodo con la dimensione politica. Ecco allora un altro paio di titoli del 77 come Porci con le ali di Paolo Pietrangeli e Klein of Hotel di Carlo Lizzani. Se Porci con le ali è un tentativo, mi limito a dire che è un tentativo di mettere a nudo, ricorrendo a un morboso formalismo, le contraddizioni della generazione orfana del 68, Klein of Hotel, eccolo, è un Kammerspiel in cui si rappresenta l'avventura sessuale tra una bella e ricca signora francese e un giovane terrorista tedesco braccato, latitante, braccato dalla polizia, destinato ad una tragica fine. Come ha scritto Fantoni Minnella, si tratta di un'opera in cui la memoria del pubblico si stempera nell'intimismo erotico e al contempo in un'istanza metalinguistica, per cui la stessa camera d'albergo degli incontri si trasforma in un simulacro filmico. In effetti, cifra distintiva di Klein of Hotel è proprio la soggettiva voyeuristica della donna, che configura in qualche modo l'opera di Lizzani, non certo memorabile, come un woman's film, cioè un racconto imperniato sulla soggettività femminile, nel quale lo stesso fascino del terrorista e della lotta armata più in generale, secondo Alan O'Leary, viene interpretato come una funzione del desiderio della donna. Un'ultima annotazione riguarda altre due opere del 77 che in modi molto diversi abbandonano la presa diretta, diciamo, della realtà per filtrarla, diciamo, per rintracciare in epoche storiche passate motivi e temi comunque legati assolutamente al momento in cui queste opere vengono realizzate. Il riferimento va a In nome del Papare di Luigi Magni e a Una giornata particolare, che è stata peraltro già menzionata, di Ettore Scola. Il primo, non si vede molto, Il nome del Papare, va ascritto a quel filone risorgimentale particolarmente amato e frequentato da Magni a partire già nell'anno del Signore del 69. Continuando la polemica di Magni contro il potere papalino, simbolo della più nera tirannide, Il nome del Papare è il canonico esempio di film storico in cui si veicola un discorso mirato a far vivere davanti agli occhi degli spettatori, per dirla con André Gaudreau, non già quel passato, evidentemente, ma il presente di quel passato. Ecco allora che questo film, realizzato in pieno 77, viene colto dalla critica dell'epoca nuovamente come una metafora della perenne crisi dei padri, i quali cercano un'intesa con le nuove generazioni che li contestano. Sono parole di Grazzini, che abbiamo già prima incontrato, scritte in una recensione comparsa sul Corriere della Sera del 7 dicembre del 77, e Grazzini finisce con l'affermare: dove il film è più discutibile è nell'ideologia politica che lo ispira, nel ventilare un parallelo fra i sovversivi del Risorgimento e i terroristi di oggi. Non ci piace, insomma, che Il nome del Papare alimenti il sospetto di affiancarsi a quanti ritengono dei patrioti i terroristi. Oggi non c'è nessun presentimento di una nuova Porta Pia, dice Grazzini, né si risponde con la pena di morte ai sanguinari. C'è soltanto per tutti il lugubre sbocco dell'odio seminato per anni. Chiusa la citazione. Quanto a Una giornata particolare, si tratta anzitutto di un film svolta nella stessa filmografia di Ettore Scola, nella sua qualità di opera che in senso quasi postmodernista vive al limite dell'autoriflessività cinematografica, del ribaltamento tra realtà e finzione e, ha scritto Stefania Carpiceci, dell'intreccio dialettico con le altre arti e con i mass media. Si pensi anche in questo caso, per esempio, alla presenza proprio della preponderante di un medium come la radio. L'incontro tra le due solitudini di Antonietta e Gabriele è in questo contesto l'ennesima occasione per raccontare il drammatico contrasto tra individuo e società in un momento storico in cui il film, appunto realizzato nel 77, racconta una vicenda ambientata nel 38, il giorno della visita di Hitler a Roma, e però appunto un film del 77, nel senso che attraverso queste due solitudini, attraverso il contrasto tra individuo e società, tende a raccontare quel contrasto di cui ho parlato in precedenza tra pubblico e privato, prima del appunto fatidico famigerato riflusso degli anni Ottanta. Proprio per questo anche Una giornata particolare non va letto in chiave di film storico o di film sul fascismo soltanto, come ha scritto e come ha avvertito anche Lino Miccichè, implicitamente evidenziando il radicamento nella temperie politica e culturale in cui nasce. In conclusione, come si evince dalla ricognizione appena proposta, gli schermi del 77, per lo più connotati da un clima fosco, soffocante, se non
nichilista e disilluso, come dimostrano anche due opere realizzate subito prima e subito dopo di quest'anno, penso a Io sono un autarchico e C'è Bombo di Nanni Moretti, segnalano la predominanza sostanzialmente di una sola delle due facce di questa stagione, quella rappresentata da una violenza che si esprime in un rapporto totalmente conflittuale tra le macchine desideranti, per dirla ancora con Deleuze e Guattari, ossia gli individui e il sistema, luogo di normalizzazione se non di vera e propria repressione del desiderio. Bisognerà aspettare l'avvento del nuovo millennio affinché il cinema italiano torni a riflettere sul 77, tentando questa volta di illuminarne il lato rimasto in ombra nelle opere che abbiamo visto. A prescindere adesso da una valutazione dei risultati, Paz di Renato De Maria e Lavorare con lentezza di Guido Chiesa, rispettivamente dedicati all'immaginario lucidamente delirante di Andrea Pazienza e all'avanguardistica esperienza della bolognese Radio Alice, hanno cercato di rendere conto, pur sempre tra luce e ombre, del volto più geniale, sovversivo, antiautoritario del 77, quello in particolare di una modernità in cui lo stesso rinnovarsi dei linguaggi e dei sistemi tecnologici assume una valenza appunto liberante nella direzione di una soggettività alternativa e di una pratica della felicità realmente capace di diventare sovversiva. Grazie. Ringrazio Christian Uvan per questa panoramica su un anno abbastanza grigio in realtà come il 1977, ma grigie saranno abbastanza anche le stagioni successive degli anni 70. In qualche modo si registra un abbassamento generale della qualità rispetto agli anni 70, che ancora vivevano sull'euforia, sul grande vitalismo sperimentale degli anni 60. E nonostante le poche esperienze sperimentali, Christian, che tu citavi, di fatto anche il cinema sperimentale segna il passo in questi anni, e quindi quello che tu ci hai descritto, fissando lo sguardo proprio sull'anno 77, è sostanzialmente un cinema dei padri, un cinema pumbleo, ma che ha sostanzialmente il colore dei padri piuttosto che il colore dei figli. Sono poche intanto poche le esperienze e gli esordi di questo periodo. Insomma, tu hai ricordato giustamente Moretti, che finisce per diventare l'emblema proprio di quella generazione, e Giuseppe Bertolucci, potremmo citare anche Piscicelli, ma Salvatore Concetta verrà un po' dopo, insomma, nel 79, però è un cinema appunto che sembra veramente attraversare uno stato di secca dopo, insomma, le grandi effervescenze già anche che si erano riscontrate anche nella prima metà degli anni 70. Non voglio però prendere troppo tempo e passo subito la parola a Elisa Giomi. Il suo intervento si intitola La soggettività femminile e le relazioni fra i sessi nel racconto televisivo del 77, il caso di partita 2. Elisa Giomi è ricercatrice presso l'Università di Siena, dove insegna teorie tecniche del linguaggio radiotelevisivo e teorie tecniche della comunicazione. È coordinatrice scientifica di due progetti europei nell'ambito Gender e Media, svolge inoltre attività di ricerca come membro del Women Studies Network di European Communication Research and Education Association ed è membro del comitato editoriale della rivista scientifica About Gender. La sua attività di ricerca e principali pubblicazioni riguardano le rappresentazioni mediali e modelli di ruolo di genere, genere e programmi della televisione generalista e tematica, con particolare riferimento alle crime stories, fiction e cronaca nera e alle rappresentazioni mediali e la sfera pubblica, e il rapporto tra rappresentazioni mediali e sfera pubblica. La parola a Elisa Giomi. Salve a tutti e a tutti, grazie per questo gradito invito che, insomma, per me che non sono una storica, è stata un'occasione di apprendimento e riflessione, insomma, molto significativo. Allora,
Parto subito descrivendovi l'oggetto di indagine di questo intervento, che è completamente diverso da quello che avrebbe voluto essere, nel senso che io ambivo a fare una analisi di un'intera giornata televisiva del 77, utilizzando la metodologia di un sociologo francese che fa un rapporto fra appunto la rappresentazione mediale di una giornata televisiva e società esterna. Ma questo è stato, diciamo, si è rivelato impossibile a causa della scarsità di materiale, quindi dopo 2 settimane, diciamo, dentro le pur nutrite Techerai, ho dovuto ripiegare sull'analisi di un solo programma televisivo che ho scelto perché più idoneo ad accogliere l'esplorazione delle domande di ricerca, che invece sono rimaste, diciamo, almeno queste, le stesse della consegna dell'abstract. Le domande sono appunto, banalmente, se la televisione del 77 sappia in qualche modo offrire rappresentazione alle trasformazioni intervenute in questo caldissimo momento nella condizione delle donne, nella soggettività femminile e nelle relazioni sociali di genere. Allora, il programma scelto è Partita 2, un programma che esordisce proprio in quel 1977 sulla seconda rete, Rete 2 come si chiamava all'epoca, relegato in seconda serata, ma programma di alto taglio, diciamo così. È un programma giornalistico che mira a affrontare in modo nuovo, con un taglio sociologico, i problemi della coppia. E difatti questa analisi diviene poi l'occasione per parlare, per mettere a tema molti aspetti del maschile e del femminile, della società e della cultura dell'epoca. Allora, io ho trattato questo programma, diciamo, un po' come un documento, nel senso che l'insieme dei suoi ospiti, sono 8 in tutto perché ho analizzato 4 puntate, costituisce un piccolissimo campionario sociologico che, pur non avendo grande rilevanza statistica, è interessante però da un punto di vista dell'analisi qualitativa, perché si tratta appunto di 4 puntate della durata di 32 minuti ciascuna, che quindi ho sbobinato per intero, e sono personaggi sicuramente appartenenti a una classe sociale, a un mondo particolare, ma proprio per questo particolarmente interessanti. Si tratta, perché questa è la formula del programma, di esponenti del mondo dello spettacolo, dell'arte, della cultura e del loro partner o della loro partner, oppure di persone comuni, meno rappresentate però, diciamo, in tutte le puntate. Quindi, rapidamente, le puntate che io ho analizzato vedono protagonisti Lino Capolicchio, è un attore cinematografico, televisivo e teatrale, e la moglie Paola Pasqualini, oggi affermata sceneggiatrice, all'epoca invece in erba. Marco Bellocchio, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, che già all'epoca era un regista affermato, e la moglie Gisella Burinato, ai suoi primi passi invece nella carriera teatrale. Loro sono le coppie giovani del mio campione, comprese in un'età tra i 30 e i 40 anni. Franca Valeri, anche lei nota attrice, il compagno Maurizio Rinaldi, che è un direttore di orchestra, l'avvocato Umberto Razzi e la moglie Maria Grazia Gatti, i 2 anonimi, fra virgolette, lei è una dirigente di azienda. Queste ultime 2 coppie rappresentano invece la fascia sociale over 50, diciamo. Allora, questa è un'immagine, un fermo immagine di una puntata, protagonisti appunto Bellocchio e la moglie Gisella Burinato. Importante, non ho pensato a dirlo, scusate, che la conduttrice è una giornalista. Per quanto riguarda la metodologia, ho utilizzato un'analisi del contenuto assistita dal software per l'analisi testuale in vivo, perché alla fine erano 50 pagine praticamente di parlato, insomma, venivano fuori, e ho sottoposto le parti più rilevanti, diciamo 2/3, anche ad un'analisi del discorso. I temi su cui io ho organizzato la verbalizzazione degli intervistati sono questi: il rapporto di coppia, il matrimonio, la famiglia, il rapporto con la genitorialità, il rapporto con la sessualità, con il lavoro, con l'emancipazione femminile, con il movimento femminista, con la politica e con la sfera pubblica. In particolare, il mio scopo era banalmente individuare la presenza di atteggiamenti e comportamenti di rottura rispetto alla tradizione, o viceversa la sussistenza di tratti in qualche modo in linea con la tradizione e quindi più di stampo conservatore. In secondo luogo, mi premeva
individuare l'esistenza di sensibilità e di atteggiamenti comuni rispettivamente tra gli uomini e tra le donne, così da tratteggiare o provare a tratteggiare i contorni della soggettività femminile e della soggettività maschile e chiedermi come queste vadano ridefinendosi reciprocamente e nel rapporto con le trasformazioni esterne. Infine, punto saliente dal mio punto di vista, il rapporto fra il discorso costruito dal programma e il femminismo. Riesce il discorso del programma ad accogliere le istanze, i nodi critici, le problematiche sollevate dal dibattito, dall'analisi e dalla pratica politica femminista? In questo momento che vede il femminismo al picco della sua massima visibilità sulla scena pubblica nel contesto nazionale. Due parole, due appunto, sullo stato dell'arte del femminismo in Italia in questo periodo. È proprio entro la prima metà degli anni 70 che si afferma definitivamente e pienamente una nuova soggettività femminile e si affermano le donne come nuovo soggetto politico, diciamo a pieno diritto. Non che prima non fosse così, ma mentre negli Stati Uniti già nel 68 il femminismo è, come dire, perfettamente maturato, in Italia i primi gruppi si costituiscono fra il 69 e il 70 ed è soprattutto, secondo l'interpretazione di Elda Guerra, ma di molte altre storiche, interpretazione che pur non essendo una tecnica del settore mi trovo assolutamente d'accordo, è solamente nella prima metà degli anni 70 che questo passaggio importante avviene, perché è solo adesso che si ha il gesto separatista come gesto fondativo appunto di una nuova identità e di una nuova soggettività politica. Prima le donne di Potere Operaio, poi le donne del Manifesto si distaccano dai loro collettivi, dai loro gruppi di appartenenza e appunto creano degli spazi separatisti che sono appunto nuovi spazi sulla scena pubblica. Due parole anche sui tratti distintivi del femminismo in Italia, perché sono quelli che io poi cercherò di in qualche modo mettere in dialogo con la rappresentazione, con la trama discorsiva del programma. L'autocoscienza, naturalmente, metodo attraverso cui una pratica discorsiva ha attivato il processo di autorappresentazione femminile interdetto dall'universalismo della cultura maschile. Ho scelto la definizione della psicanalista Manuela Freire perché mi sembrava particolarmente calzante. La differenza sessuale, l'ascito, diciamo, principale dell'elaborazione teorica di Carla Lonzi e del gruppo di Rivolta Femminile, le cui parole sono di un'attualità veramente commovente. E infine, secondo me, un punto molto importante è lo scambio con i fantastici gruppi francesi, primo fra tutti Psychanalyse et Politique, che determinano, proprio per l'irruzione potente, diciamo, della parola, del verbo psicanalitico, una virata dall'autocoscienza in direzione della pratica dell'inconscio, da cui poi iniziano tutta una serie, diciamo, di travagliate vicende per il femminismo italiano. Però, insomma, per concludere questa parte, questo 76 e questo 77 che a noi interessano particolarmente sono un po' anni cruciali, perché da un lato c'è uno sfaldarsi del movimento sui temi dell'aborto e anche per l'intervento, diciamo, massiccio di gruppi di donne della sinistra extraparlamentare che virano la pratica femminista italiana in direzione massiccia dell'intervento politico e sociale e della presenza in piazza, quindi in qualche modo snaturando quello che era stato il clima, la temperie, la vocazione fondativa del femminismo italiano. E comunque quando arriva il movimento del 77 trova, diciamo, una scena femminista molto densa, molto articolata, molto affermata. Il rapporto che interessa femminismo e movimento del 77 è un rapporto di contaminazione, di differenziazione, ma che vede il prevalere dell'autonomia, diciamo, del femminismo. Scelgo le interpretazioni che mi piacciono di più, chiaramente quella di Dai Domenegianni, che dice che per la prima volta le donne abitano la scena pubblica più che come soggetto imitativo, come soggetto da imitare, cosa quindi ben differente da quello che era avvenuto nel 68. Allora, vi presento i risultati, diciamo, dell'analisi del contenuto e del discorso organizzati in base a tre macrotemi: il rapporto di coppia, la soggettività femminile e la soggettività maschile. Per quanto riguarda il rapporto di coppia, dicevamo, osservatorio privilegiato perché questi sono tutti artisti, quindi in qualche modo all'avanguardia.
quindi anche persone tra l'altro di estrazione socioculturale piuttosto elevata, con mezzi economici superiori alla media, insieme di condizioni che in qualche modo li rende potenzialmente più ricettivi delle trasformazioni del costume in corso. E in effetti emergono, diciamo, sensibilità e pratiche relazionali assolutamente innovative, grande, diciamo, e ripetuta vocazione a instaurare rapporti autentici al di là delle formule, tentativi di sperimentare ricette innovative contro il logoramento e la crisi della coppia, come viene tematizzata dalla conduttrice, quindi c'è chi vive anche in case separate tentando di comportarsi da fidanzati e via dicendo. Accanto alla presenza di tratti innovativi e di una ricerca autentica, diciamo, di nuovi equilibri, sussistono, e questo mi ha, diciamo, abbastanza colpito perché è una storia che si ripete evidentemente da tanti anni, sussistono, diciamo, la presenza di modelli di ruolo di genere e di dinamiche di coppia assolutamente in linea con la tradizione. Un esempio per tutti, la fedeltà, il momento in cui si discute evidentemente moltissimo, era così anche dentro i gruppi femministi, dentro i gruppi di autocoscienza, della possibilità che il tradimento, ben lungi da scoppiare la coppia, sia in qualche modo fisiologico e anzi un modo per tenere in piedi queste coppie altrimenti traballanti e inchiodate dai formalismi, dalle convenzioni. Tutti d'accordo gli ospiti, però poi a scavare si capisce bene, anzi perché lo dicono espressamente, che sono solo gli uomini che tradiscono, Lino Capolicchio e Marco Bellocchio, mentre le compagne non hanno mai relazioni extraconiugali, o così dicono, con magna soddisfazione dei loro partner. Secondo aspetto, un investimento del tutto diverso all'interno della coppia. Mentre i lui della coppia sono totalmente estranei, ieri come oggi, forse oggi un po' di più, veramente un po' di meno, al mito fusionale, quindi per esempio Bellocchio lo articola molto bene, dice: ma guarda, senti, non è che dobbiamo essere tutto l'uno per l'altro, insomma, i tempi stanno cambiando, manteniamo le nostre aree private. Viceversa, le donne hanno evidentemente un investimento molto più forte nella vita privata, nella dimensione sentimentale. La novità che metto direttamente in collegamento con la temperie culturale dell'epoca e con appunto una diffusa consapevolezza è appunto la consapevolezza di quanto i modelli di ruolo di genere e l'esistenza di pattern di socializzazione gendered, si direbbe, intervengano nel modellare le aspettative e proprio anche le identità maschili e femminili. Per cui Gisella Burinato, moglie di Bellocchio, dice espressamente: noi siamo culturalmente addestrate a vivere di solo amore. L'effetto dell'elaborazione femminista, la messa a tema dei temi di genere nel discorso pubblico e nell'agenda politica si traduce, diciamo, in una consapevolezza diffusa. Questo è il titolo del testo di Calabrò, che appunto sostiene come in questi anni si sia consumato il passaggio, diciamo, da una avanguardia femminista a un femminismo diffuso, cioè una consapevolezza e una nuova sensibilità che hanno penetrato un arcipelago sociale molto composito, costituito da donne come queste che non avevano mai partecipato alla mobilitazione politica e anche da donne che invece lo avevano fatto dentro contesti tradizionali come appunto i sindacati o altro. La conduttrice ribadisce spesso questo punto e insiste: questo mito su cui si è retta la coppia fino ad ora fa acqua da tutte le parti. Quello che viene messo a tema spessissimo, e questa sì è assolutamente una novità ed è assolutamente, come dire, una riflessione, un rispecchiamento diretto proprio delle trascrizioni, le poche pervenute dei gruppi di autocoscienza, è la messa a tema dei valori del maternage. Quindi la cura, l'accudimento degli altri, l'abnegazione personale, via dicendo, e la quindi contestazione, la riflessione su quanto questi siano dei tratti costitutivi, diciamo, di una costruzione normativa del femminile e di quanto influenzino anche il modo di stare dentro la coppia. Donne di età diversa si autopercepiscono come madri, con la differenza che le più giovani iniziano a stare scomode in questi panni. Paola Pasqualini dice: io nel primo periodo mi sono proprio dedicata a lenirgli, al marito, le sue nevrosi, assumendo questo ruolo materno che allora mi stava bene. Viceversa, Franca Valeri è del tutto a suo agio appunto in questo atteggiamento a metà tra Fedra e la mamma, quindi decide di erogare una sorta di segretariato morale al compagno seguendolo nelle tournée,
ma diciamo al di là della posizione soggettiva di lei, che appare più la possibilità di consumare una fantasia che non la riproduzione di dinamiche arcaiche, come dirò in seguito, mi ha colpito l'atteggiamento di lui, che pure è uomo più giovane di lei e che è totalmente a suo agio nell'affidarsi a lei, vivendo con grande naturalezza questo accudimento erogato dalla moglie, al punto tale da commentare: beh, pensate che per un direttore d'orchestra, avendo solo un quarto d'ora di intervallo tra un atto e l'altro, sarebbe impossibile anche cambiarmi il fiocchetto, cambiarmi i gemelli o asciugarmi la fronte se non ci fosse lei accanto a me, con una grande, come dire, naturalezza e con un senso di tutto scontato, tutto dovuto. La soggettività femminile si mostra, diciamo, una grande autonomia di giudizio rispetto ai temi tradizionali del matrimonio e della maternità, per cui non c'è più nessuna mistica della femminilità a cui adeguarsi, per usare il termine di Betty Friedan, autrice dell'omonimo libro, ma c'è la ricerca di una propria via al di là delle formule e fuori dal formalismo borghese. L'autonomia femminile è il tema dominante di tutte le puntate e viene verbalizzato in forme che accomunano l'esperienza delle donne più giovani e della conduttrice stessa, tutte quindi partecipi evidentemente dello stesso sentire. Una riflessione sul fatto che da sempre le donne sono identificate in funzione dell'uomo, condizione questa che per le donne più giovani e meno famose del compagno significa attivare un duplice processo nella ricerca dell'autonomia, cioè da un lato costruire la propria identità professionale e dall'altro svincolarsi dalla subalternità rispetto al marito. Prima mi sentivo abbastanza votata a essere una persona complementare, nota Pascolini, per i primi 2 anni che stavo con te io non lavoravo più, stavo con te e vivevo di te, dice Gisella Burinato al marito. C'è soprattutto la percezione di un parallelismo molto forte tra il percorso personale e il generale movimento delle donne, che viene esplicitato spessissimo dalle intervistate. La soggettività femminile, tra l'altro, diciamo, nella riflessione su questo tema, riflette fortemente anche quei nodi e quelle ambivalenze che hanno caratterizzato la discussione dentro i gruppi femministi sulla libertà femminile. In altri termini, si torna spessissimo sulla contraddizione che si registra tra la vita pubblica e la vita privata, per cui diverse delle intervistate testimoniano di, diciamo, un'affermazione professionale di un'emancipazione, ma raccontano poi storie in cui la divisione sessuale del lavoro in ambito domestico è rimasta assolutamente la stessa. In secondo luogo, e questo, diciamo, è potente, un aspetto estremamente, diciamo, ricorrente nella riflessione sulla libertà femminile è il rapporto con i modelli tipicamente maschili. A un certo punto Marco Bellocchio provoca la moglie dicendole: senti, ma allora tradiscimi anche te, tradisci, no? Tradisci una buona volta per dimostrare di essere libera. E lei gli risponde, dice: ma sì, io voglio esserlo libera, ma non come me lo dici tu, capito? È tutto qui il problema, cioè non è che perché se tu sei andato con una donna allora io faccio la stessa cosa perché ti voglio sistemare. Allora, è una stupidaggine, però sinceramente io non ho mai sentito, la televisione la guardo per mestiere, nessun programma o salotto televisivo che articolasse con la stessa, come dire, laicità e anche onestà e trasparenza questo tipo di tematiche, cioè è proprio veramente, diciamo, un regime discorsivo assolutamente nuovo e di rottura. Dal mio punto di vista, in questa affermazione, non è l'unica ma è la più eloquente, libera sì ma non come me lo dici tu, c'è un po' l'eco, diciamo, della grande lezione di Carla Lonzi, la critica cioè all'uguaglianza e appunto l'idea che liberarsi per la donna non deve voler dire accettare la stessa vita dell'uomo, ma esprimere il suo senso dell'esistenza. L'idea cioè che si sta facendo strada, insomma, adesso pienamente, che la liberazione possa passare solo attraverso la piena espressione della propria differenza e il rifiuto di modelli che sono emanazione maschile e in cui evidentemente si sta scomode. Vado veloce su questo. La soggettività maschile si registra da un lato l'indebolirsi di molti modelli di ruolo di genere tradizionali, per cui rispetto alla genitorialità, per esempio, ci sono degli uomini nuovi, accudenti, affettuosi, super presenti nei confronti dei figli, al punto tale che le mogli notano, c'è un'inversione dei rapporti tradizionali. Io sono quella che dispensa punizioni e castighi, lui ama il bimbo di un amore uterino, materno.
Bello anche il rapporto con il matrimonio, scelta da condividere, da riprodurre, da validare quotidianamente e non stanco rituale. Una scelta politica, nelle parole di Umberto Razzi, l'avvocato, che impone partecipazione alla società, quindi alla dimensione politica della società. Accanto a questo, naturalmente, anche tratti di quella che viene chiamata la maschilità egemone, secondo la felice espressione di Connell. In particolare, la totale sovrapposizione fra l'identità personale e l'identità professionale, questa è una cosa che non è cambiata nel maschile, che è un tratto, diciamo, tipico del maschile, un certo egocentrismo tale per cui appunto questi uomini tendono a valorizzare le compagne in relazione a sé. Maurizio Rinaldi dice di Franca Valeri che l'apprezza molto perché è più compiacente e paziente delle partner che ha avuto precedentemente e anche perché Massimo Pregio lei lo conosce molto bene. Viceversa, Lino Capolicchio nota appunto come sì, buono il fatto che la moglie abbia deciso di intraprendere un percorso professionale buttandosi nella sceneggiatura perché spesso lei scrive per me. Sono banalità naturalmente, ma restituiscono l'idea, diciamo, di una prospettiva spesso viziata da un certo egocentrismo che probabilmente nel mestiere di attore e di registi diventa, insomma, forse anche più potenziato. Ma soprattutto quello che mi ha colpito, magari sono maliziosa, è, diciamo, la tendenza a, come dire, una riaffermazione di relazioni di potere di genere tradizionali in forme non manifeste. Una tendenza che interpreto come autodifensiva, perché si manifesta sempre in presenza delle reazioni al femminismo, cioè domande su come vivi la partecipazione di tua moglie al femminismo? Ti fa paura questo cammino verso l'autonomia che lei ha intrapreso? Questo cambia i vostri equilibri? Come ti fa sentire? Le domande sono molto in profondità. E qui è interessante perché gli uomini più giovani, Capolicchio e Bellocchio, le cui mogli partecipano direttamente a questo movimento, apparentemente Bellocchio, un mito che mi ha crollato, devo dire, apparentemente Bellocchio e Capolicchio assolutamente, diciamo, sono feminist friendly, cioè sostengono la totale necessità di questo cambiamento, sostengono, incoraggiano e tutelano la ricerca di autonomia delle mogli, però poi appunto mettono in atto, come dire, delle sottili strategie di sabotaggio. Allora, quella più interessante secondo me è rappresentata da Bellocchio, che è l'uomo con l'atteggiamento, diciamo, più ambivalente e complesso, da persona estremamente intelligente quale è, e che rappresenta, credo, l'atteggiamento di molti compagni all'epoca, compagni i maschi rispetto al femminismo, ieri come oggi, nel senso. Per esempio, lui tenta più volte di convincere la moglie ad abbandonare il progetto di un secondo figlio, desiderio che la moglie, diciamo, in realtà ha solo in virtù della solitudine del primo, insomma, non come urgenza biologica incontenibile, e lo fa dicendo: ma vuoi un secondo figlio adesso, proprio ora che si sta risvegliando una certa coscienza, proprio ora che anche tu stai prendendo consapevolezza dell'importanza di divenire autonoma, come dire, il figlio ti rappresenta un impedimento. Allora, appunto, apparentemente, diciamo, lui ha una posizione di totale incoraggiamento dell'autonomia della donna, della moglie, e difatti poi spesso, non è questo l'unico passaggio in cui ciò avviene, utilizza il discorso femminista contro la moglie e per difendere se stesso, lo status quo e la divisione sessuale del lavoro dentro la loro coppia, a cui si associano evidentemente molti privilegi per lui. Ha fatto scomodo nei panni del breadwinner, Bellocchio ripete più volte: sono io che porto il denaro a casa, sono io che porto il denaro a casa, giustificando con questo un, diciamo, asimmetria e un'iniquità nella distribuzione del carico materiale in famiglia. Tant'è che la conduttrice a un certo punto nota, dice: sì, vabbè, ma questo il secondo figlio ricadrebbe solo su di lei e bloccherebbe il suo progetto professionale perché tu chiaramente non sei disposto ad assumerlo. E lui dice: no, ma perché io lavoro, se io smetto di lavorare? Insomma, un circolo vizioso in cui siamo molto lontani dalla messa in discussione di stereotipi tradizionali. Soprattutto mi ha colpito perché è molto rappresentativo di questo atteggiamento che tende ad assumere posizioni normative e autoreferenziali nei confronti della compagna, cioè sotto un testo che apparentemente incoraggia l'autonomia di lei c'è sempre un subtesto in cui lui la nega,
non la vede perché non riconosce il suo vissuto e la sua sensibilità e proietta sul vissuto di lei le sue di lui categorie. Esempio, con questo mi avvio alla conclusione, lei, dice della moglie, ha distrutto la sua autentica cultura, cioè lei viene da una famiglia proletaria. Invece in qualche modo l'ha umiliata questa cultura, ha scelto di non essere Gisella Burinato per divenire Gisella Bellocchio. A nulla valgono le proteste della moglie che dice ma guarda che è tutto il mondo che da sempre mi percepisce come Gisella Bellocchio e ho dovuto sgomitare moltissimo per liberarmi diciamo di questo ingombrante cognome. La cosa che mi ha colpito è che diciamo c'è proprio uno scollamento, prendo questo caso perché è emblematico ma nell'altra coppia Capolicchio-Pascolini avviene un po' la stessa cosa. C'è proprio uno scollamento tra il profilo pubblico del regista impegnato, antiautoritario, che fa diciamo, della messa in discussione dei saperi e dei poteri tradizionali una bandiera, e poi la condotta nell'ambito privato. Cioè lui si dimostra profondamente ingenuo rispetto al modo in cui il potere opera e al modo in cui il potere articola la posizione soggettiva della moglie, ragazzotta giovane che viene dalla provincia di Monza, da una famiglia umile, si ritrova catapultata nella metropoli accanto a un uomo dal profilo sociale e dal prestigio affermato e lei in cerca di un'identità trova più comodo inizialmente, come dire, vivere all'ombra di lui, ma in tutto questo diciamo, non c'è nulla del voler distruggere la cultura del proletariato o altro, una forma come dire di ingenuità rispetto a questo. Per concludere, il programma e il suo tempo diciamo sono molti gli echi del femminismo sul piano dei contenuti. Il programma mira chiaramente a legittimare e valorizzare le istanze portate da questo movimento, la scelta stessa delle coppie che rappresentano esempi alternativi e del tutto in sintonia con lo spirito del tempo e poi naturalmente l'assegnare diciamo un primato nella tematica del programma al privato e al quotidiano, quel quotidiano in cui appunto si manifestano le trasformazioni della pratica politica, dell'elaborazione dei saperi e dei rapporti di coppia. L'estetica di questo programma è in linea in tutto e per tutto con l'estetica della televisione del tempo. Abbiamo 32 minuti di parlato ininterrotto che sono impensabili nella televisione contemporanea, non ci sono interruzioni musicali, non ci sono concessioni allo spettacolo di sorta e quindi sicuramente diciamo, come dire, anche la grammatica delle inquadrature, la grammatica visiva è estremamente minimalista, insomma. Ma dal mio punto di vista diciamo c'è un eco del femminismo anche sul piano della forma, cioè alcuni degli aspetti formali del programma sono riconducibili all'irruzione del discorso femminista sulla scena pubblica, credo. Allora, il programma ha un taglio assolutamente colloquiale e conversazionale, però allo stesso tempo si distingue diciamo per uno scavo analitico, cioè una vocazione alla conoscenza profonda da parte delle conduttrici che appunto conducono questi colloqui come fossero delle interviste in profondità, però abbandonando spesso la loro posizione neutrale per partecipare attivamente a questo processo di elaborazione collettiva del senso che echeggia veramente l'autocoscienza come pratica di decostruzione, relazione e narrazione. E c'è soprattutto l'eco di una temperie culturale e di un discorso pubblico che hanno legittimato la parola intima. Ora, questa è la conclusione, la differenza secondo me sta in questo. La parola intima, il privato, il personale, il quotidiano sarebbero diventati principali di ogni rappresentazione televisiva dagli anni 80 in poi. Il modo però in cui li si mette in scena chiaramente recepisce la dittatura dell'intrattenimento e dello spettacolo che si accompagna alla liberalizzazione del mercato televisivo e all'ingresso di un nuovo soggetto privato, in Italia come nel resto di Europa. Il dato biografico, la vicenda personale rimangono schiacciati, lo vedete in qualsiasi salotto televisivo, su una specie di eterno presente, diventano l'occasione per quegli straripamenti psicologici e emotivi che tanto piacciono alle telecamere, mentre invece in questa trasmissione il dato biografico è sempre l'occasione per una riflessione sulla società contemporanea e per una messa a tema diciamo, delle istanze, delle problematiche sollevate in questo caso dal femminismo. Cioè la differenza sta nel fatto che, e io non ho più trovato poi nella televisione contemporanea, il modo in cui questa parola intima viene gestita la rende parola intrinsecamente politica, che è, credo, diciamo, forse l'insegnamento più bello e più prezioso appunto del femminismo. Grazie, mi fermo qui.
Grazie a Elisa Giomi per questa anche analisi psicanalitica di Marco Bellocchio. Sì, un po' troppo lunga, no, il materiale ma molto interessante, l'intervento era lunghissimo ma non osavo fermarlo proprio perché era interessantissimo vedere appunto Marco Bellocchio da un altro punto di vista, e comunque mi pare che la soggettività maschile viene fuori in maniera significativa nel programma accanto a quella femminile, insomma, sì. Con dei tratti insomma, che andrebbero forse ancora analizzati. E tu accennavi anche alla spettacolarizzazione del privato, che arriverà un po' più tardi, spettacolarizzazione del privato e del politico, che mi viene in mente da alcuni viene imputato proprio al 77, come se il movimento, una delle, no, delle opinioni che ultimamente si sono sentite, quella che il 77 sia anche l'origine di questa spettacolarizzazione, insomma, della politica e del privato che si avrà negli anni successivi. Significa, a mio giudizio, demonizzare il 77, significa dargli togliergli comunque quel carattere eversivo che non soltanto, diciamo, che aveva anche dal suo lato carnevalesco e gioioso a cui accennavo all'inizio, ma insomma questi magari saranno riflessioni ed elementi che potremo prendere in considerazione più tardi. Adesso proporrei un piccolo intervento, un piccolo intermezzo di 10 minuti. Il format televisivo, caratteristiche internazionali usi e abusi, e della radio, l'ABC del fare radio. Ha pubblicato articoli su Media Culture Society, International Journal of Cultural Studies, The Radio Journal, eccetera. Dal 2009 scrive per Popcorn, il programma del weekend di Radio 2. La parola subito a Marta Ferrò. Grazie. Approfitto anch'io per ringraziare gli organizzatori del convegno, perché questo invito ci ha dato, parlo al plurale perché abbiamo condiviso con Elisa Giomi una parte, diciamo, iniziale della ricerca, con l'idea anche di applicare più o meno le stesse metodologie. Poi le strade, diciamo, sono un po' andate da parti diverse per, anche un po' per la natura dei nostri oggetti di indagine. Però ecco, è stata un'occasione molto interessante per ascoltare della radio e vedere della TV che solitamente non vediamo. E quindi ecco, anche io ho un pochino spostato il focus sulle tematiche e le istanze del femminismo, perché fra i tanti slogan del 77, quello del femminismo, il personale e il politico, sembra accompagnare in maniera significativa quel processo per cui radio e TV sono sempre meno una testimonianza, un riflesso della realtà, e sempre più un agente della realtà stessa. È proprio in questa fine di decennio che i due mezzi, ciascuno con le proprie cifre stilistiche, spostano il loro obiettivo dalla dimensione pubblica a quella del personale e del privato, e cominciano non solo a riprodurre i fatti esterni, ma anche a provocarli, a determinarli, trasformando il significato stesso dei media. Come nota Aldo Grasso, che cito, televisione non vuol dire più guardare lontano, che è comunque un atto di conquista, di scoperta e di esplosione, ma essere visti da lontano, che è, oltre a essere un gesto narcisistico, è una richiesta di attenzione, di comunicazione, una necessità implosiva. Radio e TV nel 77 sembrano quindi interpreti attive, più o meno attive e mature, di questa sfera del personale che contiene il desiderio, la sessualità, l'inconscio, l'autonomia, i rapporti fra uomo e donna, i rapporti familiari. Un mondo di temi e istanze parzialmente rimosso dalla politica fino a quel momento, e che proprio il femminismo rimetterà in agenda, ma che già la società sta vivendo in pieno, in tutte le sue contraddizioni, riversandola fluvialmente nella produzione mediale. Fra radio e TV
è la radio, la prima ad aprire già all'inizio degli anni 70 uno spazio importantissimo di scambio e interazione con il pubblico, dove emerse una delle particolarità più democratiche, per questo apprezzate, del mezzo radio, cioè quella di dare voce agli ascoltatori delle trasmissioni, da sempre relegati al mutismo, ma che in questo momento potevano aprire diciamo uno spazio dialogico. Era una novità impensabile per la TV, ma che la radio diciamo prese e fece diventare una delle sue cifre stilistiche, tra l'altro molto importante non solo per la Radio Rai, ma anche per le radio libere. Radio Rai però fu la prima, e con una trasmissione celeberrima chiamata Roma 3131, una trasmissione che ha avuto tantissimi conduttori nel corso della sua storia, la prima edizione del 69, e come la formula ricordava, il programma era basato su un accurato filtro delle telefonate, chiaramente. Tutti quelli che chiamavano erano diciamo invitati a spiegare il loro intervento e venivano eventualmente richiamati e mandati in onda, con un conduttore sempre pronto a sfumare nel caso qualcosa fosse andato per il verso storto. Il vantaggio della telefonata in radio da allora, ma anche oggi, che era sfruttata in questo programma, era la possibilità di dare vita a una conversazione privata in pubblico, di mettere in scena in un certo senso una propria confessione. È un vantaggio per chi chiama, perché grazie all'anonimato la reputazione in qualche modo è garantita, è un vantaggio anche per chi ascolta, perché ha la sensazione di origliare, la possibilità di immedesimarsi ma senza troppi rimorsi, diciamo. E il 3131 diventò subito uno sfogatoio di malumori della gente comune, destinato prevalentemente a un target di casalinghe e anziani, perché andava in onda al mattino, quindi diciamo chi lavorava era fuori. Con la sua impronta conservatrice di stampo cattolico, il conduttore, il primo, Franco Moccagatta, non risparmiava cadute nel sentimentalismo e nella retorica, mantenendo comunque uno stile di dialogo formale molto rigido. Dopo vari avvicendamenti il programma fu chiuso a metà degli anni 70, ma dopo la riforma Rai e con l'effetto congiunto del tramonto dell'era Bernabei in Rai, l'organizzazione della direzione spettacolo della Rete 2, la rete di maggior ascolto all'epoca, fu affidata a Adriano Magli, che decise di riaprire il programma e che offrì la realizzazione di questo programma a Lidia Motta. Citiamo Lidia Motta perché è una figura centrale di grande spessore nella storia di Radio Rai. Per 20 anni era stata con Patroni Griffi e Magli stesso alla drammaturgia radiofonica della Terza Rete, quindi una donna che aveva a cuore la parola corretta, la parola misurata e soprattutto una grande capacità di creare un suono che fosse spettacolare. Ed ecco quello che lei dice del suo incarico per riscattare in qualche modo il 3131 dalla fama di piagnisteo nazionale. Consideravo il 3131 una forma di degrado, una sorta di parola lasciata a chi non sapeva usare un mezzo che invece ha grandi possibilità, potenzialità. E questo far parlare per usi spettacolari delle persone così disadorne, così incapaci di contenere emozioni, mi sembrava uno sfruttamento bieco e cinico che da un punto di vista etico mi indignava. È come se affidassero oggi la conduzione del Grande Fratello la candidata del Presidente della Repubblica, come si chiama? Milena Gabanelli. Ecco, cioè c'è uno scollamento totale fra il personaggio Motta, quindi capostruttura di grandi principi democristiani, che si è formata su una scuola drammaturgica radiofonica, e un programma che ha una fama non particolarmente elegante, diciamo. Cosa è l'elemento interessante in questo senso? Il fatto che Magli voglia dare alla Motta questo incarico per farlo convergere su tematiche femminili. La Motta è molto preoccupata di questo, perché intanto il programma è stato chiuso per motivi non ben chiariti, a cui non sono estranee le strumentalizzazioni politiche, e poi comunque il clima dell'epoca, siamo nel 76, non è dei più tranquilli, ci sono fermenti rivoluzionari e problemi incandescenti. L'esigenza del lavoro femminile in primis, l'aborto, la droga, la legge 180, il divorzio, tutti temi che nel dibattito sono molto caldi. E poi le inevitabili ripercussioni che un programma che fa parlare le donne può avere. Lasciare parlare le donne del loro privato significava spaccare croste di ipocrisia, dice la Motta, far uscire allo scoperto antiche lacerazioni, ferite mai del tutto sanate. La necessità di far venire a galla questi condizionamenti storici però è un grande... è un grande must di Lidia Motta, perché sostanzialmente, pur avendo lei delle posizioni un po' distanti dal femminismo, dal movimento femminista e da in un certo senso anche dagli atteggiamenti di piazza del movimento che la infastidiscono
e cito anche una sua importante frase in cui lei dice: come mi sarei rapportata con le nuove sgraziate sagome che in gonnelloni fioriti per le strade cittadine urlavano slogan sul genere io sono mia, con le mani alzate a forma di triangolo, nel tentativo di intimorire il nemico uomo. È interessante che però in ogni caso lei accetti questa sfida con l'idea di riuscire, di cercare di adottare il linguaggio più idoneo ad esprimere comunque l'autenticità di questa protesta. E pone una condizione: a condurre deve essere una donna. Anche qui apriti cielo. Però è interessante che siano queste premesse, un programma tradizionalmente conservatore, anche a volte ambiguo e pruriginoso nel trattare temi e sofferenze altrui. Una caprostruttura protofemminista, se non antifemminista, ma sicuramente infastidita un pochino da questi atteggiamenti di piazza, carnevaleschi come abbiamo detto, e un direttore convinto, perché sostanzialmente all'inizio non è accettata la sua idea di una conduzione al femminile, di far affrontare tematiche femminili da un uomo, perché il confessore deve essere comunque un uomo, laico o religioso che sia. Ecco, arriva il cortocircuito, perché Sala F, questo programma che riscatta la formula del 3-1-3-1 ma la trasforma con un nuovo titolo, gioca proprio su questa ambiguità. La F è la sala da cui va in onda il programma, una sala di Via Asiago, ma è anche appunto la F iniziale di femminile e di femminista. E al femminile è tutto il team del programma, qualcosa che rompe completamente gli schemi della RAI, che è, diciamo, basata da sempre, dall'inizio, su metodologie affidate prettamente al sesso maschile. Perché? C'è da fare un brevissimo, diciamo, appunto su questo. Cioè, nella storia della radio e anche, diciamo, in ambito internazionale non si danno esempi di questo tipo, o meglio, da sempre lo stereotipo del conduttore maschio è stato fatto passare come quello più interessante, con l'idea che all'ascolto ci sia un pubblico femminile, e questo ha allontanato, diciamo, la donna dal microfono, relegandola a ruoli autoriali o produttivi o comunque, diciamo, di stampo legati alla produzione del programma. Sala F invece fa parlare le donne, ha una redazione tutta al femminile, ha una regista donna ed ha sostanzialmente due conduttrici, una è Filomena Luciani, un avvocato, e l'altra è Livia Bacci, per la prima stagione, un'artista scultrice, che sono estranee anche alla professione radiofonica, non sono né giornaliste, né hanno mai fatto radio, ma hanno che cosa? Hanno un carattere, una qualità, portano non tanto un'expertise professionale quanto un'esperienza di vita, sostanzialmente, perché si esclude che ci siano donne esperte in questo programma, cioè che gli interlocutori, le interlocutrici delle donne che chiameranno siano delle esperte. Si vuole dare sostanzialmente spazio a donne che hanno vissuto e sofferto magari intensamente nella loro vita in quanto donne una data esperienza sia di vita che di lavoro, e che siano quindi maggiormente titolate a intervenire su casi e problemi prospettati dalle ascoltatrici. Il trionfo del privato e dell'esperienza personale che viene in questo modo, diciamo, portata avanti e analizzata. Ovviamente non si rinuncia alla sfera dei sentimenti, cioè il pubblico è chiaramente un pubblico del mattino composto in prevalenza da casalinghe che quindi vivono semplicemente l'universo della casa, che hanno come problemi principali gli affetti. Appunto, la donna che lavora è assente da questo ipotetico pubblico, però in sostanza quello che Sala F mette in campo è la volontà di affrontare problematiche femminili che spazzino il più possibile verso anche le istanze del movimento femminista. E quindi questa differenza che Sala F registra già dalla prima edizione possiamo dire che è un po' in continuità con la pratica politica del femminismo e relazionale anche del femminismo, perché si preserva uno spazio in RAI, si preserva uno spazio per le donne, che è un po' la lezione del separatismo proprio di quegli anni. Le prime puntate di Sala F, neanche a dirlo, sollevano polemiche da ogni parte. Per alcuni è un programma troppo eversivo, per altri è troppo misurato e ipocrita. Quindi c'è una diffusa richiesta di esplicitare la connotazione politica del programma.
le donne di Sala F, le conduttrici, sono tacciate di essere spaccafamiglie, spingono le donne fuori di casa a cercare lavoro, chissà cosa, abbandonare i figli, accuse di ogni genere e una diffusa irritazione e indignazione per il gusto di sollevare veli su realtà che andavano tenute nascoste e che denunciate avrebbero creato solo malcontento e ulteriori disagi. È sempre la Motta che parla nella sua biografia. Il primo, diciamo, turning point che poi ci ha dato anche l'occasione di dare, di andare ad ascoltare nello specifico alcuni programmi di Sala F, alcune puntate, è la stagione 77-78. Da settembre 77 parte la registrazione continua dei programmi di Radio Rai, che fino ad allora non avevano avuto, diciamo, una archiviazione sistematica. Dal 77 è possibile. E infatti ho preso in esame quattro puntate andate in onda fra l'ottobre e il novembre, anzi fra il novembre e il dicembre del 77, che erano le prime puntate in diretta di Sala F. La prima stagione di Sala F è completamente registrata, cioè veniva prodotta il giorno prima e mandata in onda al mattino, nell'ottobre 77 parte la diretta, con grandi timori anche lì, perché non dimentichiamo che appunto l'urgenza della diretta era un sentimento del tempo. La concorrenza delle radio libere, tra l'altro, poneva anche, no, degli interrogativi tipo estetico e di gusto rispetto al linguaggio che andava in onda in radio. E la Motta stessa dice: gli ascoltatori non hanno l'esigenza della diretta, e non è un'esigenza mia, personale, nostra, perché appunto c'era sempre un pochino la tentazione di manipolare, di mandare in onda una telefonata al posto di un'altra, di scambiare diciamo l'ordine e di fare un minimo di editing. Però la diretta è voluta fortemente dal nuovo direttore di Radio 2, che è Corrado Guerzoni, ex portavoce di Moro e anche sostanzialmente un uomo di grande intuito politico che decide di trascinare Sala F su un piano della logica degli eventi spettacolari per inserire questo enzima, diciamo, di battaglia politica che poteva dare la diretta a questa cosa, cioè far venire fuori in qualche modo la verità. E in sostanza, ecco, nell'analisi delle puntate che io ho operato, trascrivendo, suddividendo ogni puntata in casi, quindi utilizzando le singole donne che chiamavano per per creare i singoli casi e analizzare nel dettaglio quelle che erano le loro opinioni, il tema principale su cui ho focalizzato l'attenzione è quello dell'emancipazione femminile, declinata attraverso vari sottotemi, che sono la sessualità, il rapporto di coppia, il rapporto con la famiglia di origine, che è molto interessante, il rapporto e la solidarietà fra donne, il matrimonio, la maternità, il rapporto con i figli, il lavoro e anche il movimento femminista. E oltre a rilevare, diciamo, la presenza di opinioni relative a questi temi, l'analisi voleva verificare la posizione di ciascuna affermazione in relazione alla direzione tradizionale o innovativa dei valori che la ispiravano. E parallelamente a questo c'è l'esigenza di enucleare quelle che sono le voci distinte, le opinioni espresse dalle conduttrici, per caratterizzare la posizione un po' più ufficiale del programma, la voce del programma rispetto alle mille voci in onda. Dall'analisi emerge un quadro interessante che pone posizioni, in posizioni assolutamente innovative le conduttrici, e che descrive un panorama di ascoltatrici combattute fra un'identità femminile tradizionale e una soggettività in forte evoluzione. Le maggiori crepe della soggettività tradizionale si manifestano nel dibattito sull'autonomia lavorativa e nel rapporto con la famiglia di origine. Le ascoltatrici raccontano la fatica e la necessità di rendersi indipendenti dalla famiglia prima di affrontare un rapporto di coppia o un progetto di famiglia propria, di misurarsi con se stesse per crescere personalmente. Questa è una cosa che ricorre tantissimo nelle interviste. E c'è anche chi palesa una certa perplessità e un certo allarmismo, cioè le ascoltatrici sono fantastiche. Le ascoltatrici sono diciamo polarizzate un pochino fra abbracciare questa esigenza, cercarla, combattere per affermare la propria autonomia lavorativa, in particolar modo economica, rispetto alle famiglie di origine o rispetto al partner, ma ci sono anche quelle che pensano che sia più una moda, cito testualmente da un'intervista, è più una moda delle ragazze di desiderare andare a vivere da sole. Non sono mai ragazzi che dicono me ne vado a vivere da sole. Vi siete mai chieste questo? Perché i maschi difficilmente in famiglia vengono a minacciare dicendo me ne vado a vivere da solo? E le conduttrici sono quelle che riportano, diciamo, il dibattito sul piano
del fatto che il desiderio di autonomia non è una minaccia, non va vissuto come una minaccia, ma come una legittima esigenza in un percorso di definizione dell'identità femminile, ben diversa da quella che le donne ricevono dalla storia. Questo desiderio non mette in discussione la famiglia, bensì aiuta a trovare il significato della vita, della responsabilità e della stessa famiglia. Ci sono tante altre, diciamo, piccole note rispetto a temi che vengono toccati, il rapporto di coppia, il matrimonio, la vita sessuale. In generale, quello che emerge è la persistenza di rapporti pressoché tradizionali fra i sessi e una sostanziale sfiducia delle donne che chiamano nei confronti degli uomini. Attenzione, non c'è un uomo che chiama, cioè Sala F ospita in onda soltanto voci di donne. Non c'è un veto, però sostanzialmente nel mio campione, ma anche nelle altre puntate che ho ascoltato, non c'è mai la voce di un uomo. Però l'uomo ricorre chiaramente, no? Cioè, e viene visto come quello che teme l'emancipazione femminile, quello che soprattutto lamenta cosa comporta l'emancipazione femminile nella sfera pubblica. Il mio fidanzato mi viene incontro, ma è un po' titubante, perché lui stesso ha paura di quello che la gente possa dire o pensare del fatto che io voglia vivere da sola. Io non ho dubbi, ma i timori suoi e quelli dei miei genitori me li fanno venire. Non ho paura di quella che potrebbe essere la mia vita da sola, bensì di quella che loro potrebbero farla diventare, una ragazza di 20 anni che parla. E ancora, diciamo, sono tante le testimonianze di questo tipo. Sostanzialmente, ancora le conduttrici cercano di, come dire, no? Di ricomporre questo quadro e di aiutare le donne a parlare di questa cosa. La società non aiuta la donna sola, perché le ribalta un'immagine o di una poveretta depressa e frustrata o di questa donna dalla sessualità libera che è sentita come minacciante. È molto difficile farsi accettare nel proprio percorso di autonomia. Che siano fonte di scandalo o meno, queste donne che intervengono a Sala F hanno a cuore il tema dell'indipendenza, come confermato anche dalla riflessione di Lidia Motta, sempre curatrice del programma, che dice: del sesso alle donne non gliele importava tanto quanto il problema dell'autonomia. Essere condannate a giocare eternamente con questo sesso che era l'arma del ricatto con gli uomini. Il problema non è sostanzialmente il sesso, ma essere dipendenti dall'uomo, perché il problema più importante è proprio il lavoro. Riassumo e cerco di concludere, perché l'ultimo tema che diciamo viene messo più o meno in risalto è quello del femminismo e del rapporto con il movimento. Manca un po' questo salto nella sfera pubblica, ecco, dal campione di puntate che io ho analizzato. Cioè, il femminismo sembra entrare in gioco come un'etichetta generica per segnalare la presenza di una soggettività consapevole. Cioè, c'è un parallelismo, come diceva Elisa Giomi, no? Tra il percorso personale e il movimento delle donne, ma è più, diciamo, latente, non c'è un'esplicitazione di questo. Forse anche perché le stesse conduttrici in qualche modo indirizzano un discorso che non prenda di petto questi temi. Però gli riferimenti espliciti alle stanze che mancano ci danno in realtà una consapevolezza sul piano formale, che è più o meno, diciamo, una delle conclusioni a cui è arrivata anche Elisa. E cioè che ci sono formule discorsive in questo programma che ricordano moltissimo, no, il percorso dell'autocoscienza, e che con la radio, più che con la televisione, si manifestano in una cornice potenziata e inedita. Qui concludo. Solo, diciamo, un'ultima notazione rispetto al fatto che in ambito internazionale c'è una studiosa che si chiama Kate Lacey, che lavora da tempo su Women's Radio, e che ragiona su questo fatto. Cioè, lei dice: al cuore della relazione tra radio e donne c'è un vantaggio, perché la radio entra direttamente nella sfera privata e libera in qualche modo la donna dalla schiavitù del corpo, no? In base al corpo, in base all'aspetto fisico, la donna viene spesso giudicata. In radio questo non avviene, manca il visivo, manca questa sostanziale, no, parete che c'è fra il pubblico e il privato. La radio è un mezzo intimo, è utile a trattare temi sensibili, a raccontare storie e costruire comunità reali e immaginate. In questo senso, secondo me, diciamo, lo stile di Sala F, che è uno stile completamente piano, sobrio, discreto, empatico e lucido allo stesso tempo, no? È un esempio di grande, diciamo, di grande interesse, soprattutto in questa direzione antiretorica che inverte rispetto alla tradizione del programma chiamato Roma 3131, che era stato, e poi dopo Sala F sarà di nuovo un grande successo. Però questa parentesi, diciamo, mi ha molto colpito, anche in relazione, sebbene io non abbia condotto una comparazione con analoghi spazi nelle radio private, nelle radio libere, che sono tantissime: Radio Città Futura, Radio Alice, Radio Popolare, avevano spazi dedicati alle donne. Però
sicuramente questa è una delle direzioni da seguire per la ricerca futura, però intanto ecco, l'esperienza di Sala F costituisce un unicum che mi piaceva sottolineare in questa sede. Grazie. Gli interventi di Marta Perrotta e di Elisa Giomi si dispongono come in un dittico, no? In qualche modo, sì, portandoci poi a delle conclusioni abbastanza simili, insomma. Vediamo comunque che le sedi istituzionali della comunicazione, anche loro, danno un minimo spazio alla visibilità del femminile, ai problemi del personale, che a questo sentire collettivo, insomma, che poi viene espresso in forme molto più variopinte, molto più estreme, certamente, dalle radio libere e da altre forme di manifestazioni, di espressioni del movimento. Ma passo subito la parola, perché i tempi stringono, a Giovanni Fiorentino. Il suo intervento è intitolato "Un mosaico scomposto, la fotografia del centro ai margini". Giovanni Fiorentino insegna teoria e tecnica dei media e sociologia dei consumi e della pubblicità all'Università della Tuscia. In questa università presiede il corso di laurea in scienze delle comunicazioni, scrive per Il Mattino e studia l'immagine fotografica contestualizzandola nell'ambito della cultura e della storia dei media. Quindi adesso passiamo dal cinema, alla televisione, alla radio, alla fotografia, che è però nel 77 un mezzo a disposizione di tutti, non come appunto il cinema e la televisione. Sappiamo, no, che non c'è ancora la tecnologia leggera per cui ci possono essere, no, appunto, dei filmati liberi, insomma, delle manifestazioni di quegli anni, ma invece la fotografia rende possibile tutto questo. Mi unisco ai ringraziamenti di Elisa e Marta, che non sono formali, e qui unisco ai ringraziamenti delle scuse a Marco Gervasoni e a Pier Sorlen. Non ho dato il mio paper precedentemente ad oggi, perché effettivamente quando mi è stato chiesto dagli organizzatori di lavorare su Fotografie 77, io ho detto: bene, accetto e mi interessa molto, ma io devo guardare al 77 fotografico e devo aprire una serie di domande, perché ho lavorato sugli anni 70, ho lavorato molto sul fotografico, ma il 77 dal punto di vista fotografico per me è una scoperta. E così è stato, quindi il ringraziamento non è affatto formale, e anche l'opportunità di confrontarsi con punti di vista differenti sul 77 mi sembra che sia un qualcosa di importante. E allora, già da stamattina, ragionando di territorio mediale e comunicazione, sono emerse almeno delle coppie di concetti che recupererò nel mio intervento, che voglio recuperare per dare continuità anche al lavoro fatto stamattina. Stereotipi della comunicazione mediata e molteplicità delle immagini dall'altra, superficie e profondità. Prima con Cristian Uva, padri, figli, i padri che fanno cinema, i figli, e qui abbiamo visto la radio, la televisione, sicuramente la fotografia, i figli fanno fotografia, sono protagonisti del fare fotografia. E poi un'altra coppia di concetti che è emersa con forza sia stamattina sia oggi, la registrazione della realtà, dall'altra parte, prima diceva Marta Perrotta, la costruzione della realtà. Io direi la costruzione sociale e mediale della realtà. E io mi sono incontrato con un territorio dove c'è grande consapevolezza che questa costruzione sociale e mediale della realtà si possa fare con mezzi a basso costo, anche degli apparecchi fotografici, così come li vedete nelle mani di alcuni giovani protagonisti del 77 a Bologna. E quindi arrivo ad alcune osservazioni finali questa mattina. La grande vitalità del 77 che ci, in qualche modo, in termini di comunicazione, a me ha fatto pensare immediatamente al 2013. Cioè, io le domande mi sono fatto immediatamente: come posso guardare al 77 pensando anche al presente? E paradossalmente, se vogliamo, il primo gesto, il primo atto è stato quello di immergermi nel territorio mediale del presente, affacciarmi nel territorio dei social network, Instagram, Flickr, Facebook,
E paradossalmente potrei dire, si può ricostruire uno sguardo fotografico del 77 che è un mosaico fotografico nella sua parzialità, però anche nella sua molteplicità dei punti di vista, magari con un montaggio che è sincronico e diacronico e che però offra un contesto alla singolarità dei dettagli fotografici. Si può, a partire dai social network, io spero che alla fine possa dare almeno delle, non delle risposte, ma dare in qualche modo il viatico per continuare ad approfondire queste domande che sono venute fuori da questo percorso di 6 mesi. E allora io mi sono confrontato fondamentalmente facendomi 2 domande. La prima: cosa ci può raccontare il 77 della fotografia? Come guarda il 77 italiano alla fotografia? Anche dal punto di vista della consapevolezza culturale del mezzo di comunicazione. E la seconda: cosa ci testimonia il 77 di fotografico? Che sguardo possiamo recuperare dalla fonte fotografia nella sua ovviamente specificità ed eterogeneità rispetto a quanto ricostruito fin qua e a quanto non è stato ricostruito fin qua? La prima: 1977. In Italia sono passati 3 anni dall'uscita di un volume di Ugo Mulas che si intitola La fotografia, che esce in una collana di Einaudi che ha una grandissima attenzione culturale alla fotografia. La stessa attenzione culturale rispetto alla fotografia negli anni 80 e 90 sparirà. Quindi gli anni 70 sono anni di grande attenzione culturale ai mezzi di comunicazione, in particolar modo, per quanto mi riguarda, rispetto alla fotografia. Esattamente un anno dopo, sempre per Einaudi, questa volta però nella collana PBE, esce la traduzione del libro dell'intellettuale americana Susan Sontag sulla fotografia. Si respira in generale un clima di consapevolezza culturale e mediale, di attenzione alla produzione fotografica che è consapevolezza comunicativa. L'operazione di Mulas è questo, l'operazione di Mulas, prima reporter, poi virgolette artista, è ragionare attraverso la fotografia sulla fotografia. I due volumi sono testimonianze di questa consapevolezza. La fotografia che riflette su se stessa, la riflessione da parte di Mulas, dall'altra Susan Sontag con una riflessione socioculturale sulla vita quotidiana che si impregna dell'esperienza visiva e fotografica. A conferma di una sensibilità particolare di questo momento, un anno prima, nel 76, è uscita una storia sociale della fotografia abbastanza consistente, con una prospettiva assolutamente nuova e che si è conservata nuova ancora per un paio di decenni in Italia, e pensa alla storia sociale della fotografia pubblicata da Feltrinelli, un bellissimo volume, grosso, consistente, spettacolare anche vederlo fisicamente questo oggetto. Quindi non solo cinema, radio, televisione, insieme a fanzine, ciclostili, musica e performance per strada. La fotografia è invisibile e perciò permea l'ambiente, connaturata al contesto della vita quotidiana, più di quanto appaia. La fotografia è strumento immediato ed essenziale di produzione, azione visiva e comunicativa. La testimonianza di Luciano Ferrara, e io qui per lavorare in questi mesi mi sono avvalso di diversi amici fotografi che hanno archivi interessanti, la testimonianza di Luciano Ferrara, fotografo reporter napoletano che in quegli anni aveva 26-27 anni, che si muove tra l'Emilia e poi la concentrazione forte su Napoli, mi ricorda proprio questo: si fotografa durante le manifestazioni, si stampa di notte fotografie anche dal formato piuttosto grande, 40-50, 50-60, e il giorno dopo le fotografie vengono portate su grandi cartelloni o in manifestazione o in mostre itineranti. Si va all'Italsider di Bagnoli piuttosto che all'Alfa Sud, con quelle stesse foto stampate nel corso della notte. Quindi io ragionerei su una consapevolezza che va inserita in un contesto plurale tra società, estetica, cultura e media, e una dimensione che inserisce la fotografia sicuramente in un territorio che fa dialogare tra loro i mezzi di comunicazione. La fotografia appunto sparisce negli altri media, no? Nei giornali prende altre forme, si deforma continuamente, tra l'altro viene sottoposta a dei passaggi costanti e delle ricontestualizzazioni. Quindi in questa dimensione appunto intermediale, dove è largamente condiviso, la comunicazione, come dicevo prima, è azione, controinformazione. Gli anni 80 e poi 90, dicevamo prima, consegneranno
la cultura e la fotografia ai margini rispetto alla visibilità generalista anche della televisione, lasciandola esplodere però comunque nella vita quotidiana. Lascio da parte la rete e l'uso che della rete per esempio fa la Public History, perché spero di arrivarci alla fine con questi due spunti legati ai social network, e quindi mi soffermo su alcune esperienze che ho provato a raccogliere in questi sei mesi, a partire dalla specificità del mezzo di comunicazione e fotografia, e sul quale secondo me vale la pena spendere almeno due parole introduttive. Il dettaglio fotografico. La fotografia per me è parzialità, è scelta, integrazione occhio-macchina, inconscio tecnologico e sguardo partigiano, nel senso di parte, limite, cornice che preleva una parte, decontestualizza un frammento e lo rappresenta in una cornice rettangolare, quindi privando ed escludendo. Ragionando fotograficamente, secondo la pellicola vecchia e quindi la pellicola analogica, in termini negativo positivo, la fotografia gioca sul negare alcune cose o metterle in scena, esporle, e dall'altra parte nascondendone altri, oppure selezionando una porzione di realtà, un'immagine bordata, una cornice priva di moto. Tutto il resto ovviamente rimane fuori. Così la memoria collettiva e la circolazione dell'immaginario mediale di quegli anni ci riconsegna alcuni istanti, alcuni scatti particolarmente significativi, pochissime immagini emerse con forza dal circuito della comunicazione di massa, diventate inevitabilmente il centro del racconto mediale, la scheggia, l'istantanea che si è fissata attraversando il tempo, tenendo conto che la fotografia si rimedia continuamente, circolando e assumendo cornici e forme mediali e contesti completamente diversi, scivolando tra schermi televisivi, manifesti, carta stampata, assumendo quindi una forza mediata marginale e però significativa all'interno di un sistema di comunicazione. L'esempio lampante, e qui partiamo appunto poi da due esempi che sono stati recuperati immediatamente nel corso degli ultimi anni. Un uomo con un passamontagna, gambe piegate e una pistola tra le mani. Dall'altra parte la consegna all'oblio di parti di immagini, perché evidentemente il lavoro del sistema e dello stesso fotografo è un lavoro di selezione ulteriore rispetto al momento dello scatto. Il processo fotografico, prima di consegnarlo al consumatore, al pubblico, c'ha un percorso lunghissimo. Quindi consegna all'oblio in qualche modo dei cassetti privati, di archivi pubblici o privati, dal genere più diverso, e pensa ad archivi di fotografi, ad archivi di agenzie fotogiornalistiche, ai giornali, agli archivi della polizia, delle istituzioni, dei partiti, e potremmo continuare. Tante, troppe immagini che in qualche modo attendono di essere recuperate. La consapevolezza della fotografia, quella di Mulas, Sontag e Gilardi, viene abbondantemente utilizzata nel 77. Basti pensare a quello che poi accadrà nel 78 con il terrorismo e con la Polaroid, una Polaroid di Moro molto famosa. Ecco, di questa nuova attenzione anche al 77 testimoniano alcune pubblicazioni che sono arrivate in questi anni. Sicuramente ce ne sono due legate alle operazioni avviate da Sergio Bianchi, e fanno riferimento a due volumi. Uno è la copertina, la vedete appunto alle mie spalle, è Storia di una foto, 14 maggio 1977, Milano, via De Amicis, la costruzione dell'immagine icona degli anni di piombo, contesti e retroscene. L'altra è legata in qualche modo, e quindi a una parte ciò che è stato visto, e però come viene riproposto, è quello che mi sembra interessante dal mio punto di vista. Dall'altra, Dardo e Paolo, l'inizio della grande rivolta, Roma, Piazza Indipendenza, 2 febbraio 77, il primo è uscito nel 2010, l'altro nel 2011. Rispetto a due immagini che saltano alla singolarità testimoniale del rettangolo fotografico, in qualche modo la forza bidimensionale dell'istante, e che esaltano un centro rispetto alla periferia, l'interruzione del tempo rispetto al flusso.
Umberto Eco l'aveva scritto immediatamente sull'Espresso dopo lo scatti via De Amicis. Questa è una di quelle foto che passeranno alla storia e appariranno in mille libri. Per la foto di Dado e Paolo non accadrà così. La foto di Dado e Paolo è rimasta nel cassetto di Tano D'Amico per circa 20 anni, prima di essere pubblicata la prima volta. Passeranno 20 anni. La prima, appunto, quella di Paolo Pedrizzetti, è in qualche modo ha fatto un viaggio straordinario all'interno dei mezzi di comunicazione. L'abbiamo vista prima in uno dei manifesti cinematografici, recuperata in tutti i modi, persino dagli artisti. Mimmo Rotella immediatamente fu recuperata dai radicali per un manifesto pacifista. Insomma, quello scatto assume contesti e li fa suoi in modi completamente differenti. Nell'essere, io direi, modificata, ritagliata, cucita e incollata, proprio quanto lo stesso fotogramma iniziale, che non è quello della copertina, ma che è questo, presenta un'articolazione di più punti di interesse. Se vogliamo, potrebbe anche scatenare riflessioni o analisi dei dettagli della fotografia, non solo del personaggio che vediamo al centro dell'immagine fotografica, o sicuramente di una ricostruzione contestuale che consegna questa immagine a un contesto più ampio. Un corteo di protesta per la morte di Giorgiana Masi, lo scontro cercato con le forze dell'ordine, la sparatoria in cui viene ucciso il vice brigadiere Antonio Custrà. L'immagine è notissima, ma è solo una parte, il limite di un limite. La seconda, dicevamo, è quella di Tano D'Amico, una foto che appare per la prima volta dopo il 77, 20 anni dopo. Il 2 febbraio a Roma, una manifestazione in risposta all'aggressione fascista del giorno precedente all'università, in cui era rimasto ferito uno studente. A Piazza Indipendenza c'è una sparatoria, vengono feriti due militanti di sinistra, Leonardo Daddo Fortuna e Paolo Tommassini, e un poliziotto, Domenico Arboletti. Nessuno ha visto cosa sia accaduto, nessuno precisamente sa come si siano svolti i fatti, e la foto sparisce deliberatamente per scelta del fotografo con una serie di fotografie, nascosta in un faldone occultato appositamente dedicato ad un reportage sulle case di cura. Questi due libri funzionano, secondo me, in un modo interessante. Cercano di ricostruire un contesto che prima di tutto fotografico, visivo, è un montaggio, è un mosaico che cerca di dare in qualche modo profondità diacronica e sincronica. Altre produzioni contemporanee, il prima e il dopo. Cosa c'è? La scena insieme al retroscena. E quindi la ricostruzione della polizia, i giudici, i testimoni, le riflessioni e le analisi che contemplano punti di vista differenti, prospettive disciplinari complementari, per cui la semiotica accanto alla storia, la sociologia accanto all'analisi mediale. Il racconto mediale, la stampa, anche qui ci sono una serie di estratti e di materiali, di fonti, per esempio le radiocroniche vengono inserite in queste pubblicazioni, la televisione. Ma soprattutto, dicevo, la fotografia rimontata, non isolata, non decontestualizzata, mostrano il prima e il dopo. Sicuramente Giovanni De Luna, rispetto a queste fotografie, ha scritto alcune cose interessanti, ma forse vale la pena recuperare un frammento, ma poi spostarlo avanti il discorso. Ad essere sottolineato da Giovanni De Luna è la rottura di ogni separatezza tra fotografo e soggetto fotografato. I loro due sguardi cominciano di colpo a intrecciarsi e a rispecchiare l'uno nell'altro. L'autorappresentazione coincide con la rappresentazione. Una piccola rivoluzione si è compiuta, l'autorappresentazione del movimento coincide con la rappresentazione che ne danno i fotografi. Eppure, per evitare l'univocità del punto di vista, credo che bisogna avvicinarsi a questa operazione proposta da Bianchi, provare a ridare contesto, illuminare il retroscena, mostrare fotograficamente, connettere le storie diverse alla storia. In via De Amicis, e questa è un'esemplificazione, poi vado oltre, erano presenti ben 5 fotografi. La fotografia che è emersa e che si è fermata è quella di Pedrizzetti, ma c'erano Fracchia, Saracini, Bini e Conti che fotografavano. Pedrizzetti e Fracchia consegnarono le foto alla stampa e poi alla polizia. Fracchia venne considerato addirittura un delatore dagli autonomi e fu costretto all'espatrio per quelle fotografie. Conti, l'unica vicino al movimento, nascose, come dicevo all'inizio, mostrare o nascondere, nascose i 28 scatti realizzati lì in un cassetto. 12 anni dopo, a seguito di una perquisizione,
emergono e diventano addirittura prove per incastrare e emettere sentenza rispetto ad alcuni dei colpevoli. Saracini affiancava Pedrizzetti e un militante intimò alla Saracini di aprire l'apparecchio fotografico per rovinare la pellicola e quindi per non far arrivare quelle fotografie alla stampa. E nello stesso giorno, in strade attigue, la polizia fermò Pedrizzetti sequestrandogli un altro rullino con il quale aveva documentato un pestaggio di ragazzi in piazzale Cadorna. Altre foto di Pedrizzetti si sono perse poi nel Palazzo di Giustizia. Distruggere, nascondere, dall'altra parte mostrare. Gli esempi che ho raccolto sono diversi, come vi dicevo. Qui ho montato alcune delle immagini che vengono e servono a ricontestualizzare il lavoro fatto in questi due libri. E però poi, come vi dicevo, ho raccolto alcuni punti di vista poco centrali, cioè mi sono allontanato dai tre grandi centri, Bologna, Roma e Milano. Ho cercato altrove, ho cercato altri punti di vista, altre narrazioni fotografiche. Sicuramente mi sono concentrato su Napoli. In quel periodo ci sono diversi fotografi molto giovani che si muovono sul territorio mediale, ma uno un po' meno giovane è Luciano D'Alessandro. Luciano D'Alessandro, insieme a Gianni Berengo Gardin, fa un lavoro particolare nel 1977 ed è questo. Fa un lavoro che si intitola Dentro le case, con testi di Cesare Zavattini. Era un progetto di registrazione, potremmo dire, socio-antropologica delle case degli italiani. Il progetto prevedeva 10 volumi, un'opera finanziata da un'industria romana di costruzioni. Il primo volume è Dentro le case, il secondo uscirà nel 78 e Dentro il lavoro. Erano previsti altri 8 volumi che non usciranno. Avevamo diviso l'Italia in due, lui il sud fino a Roma, dice Berengo Gardin, dove scattavamo entrambi, anche per stare un po' di tempo assieme, e a me da Roma in su. Dopo i primi due avremmo dovuto realizzare anche dentro la scuola, gli ospedali, l'università, insomma tutti gli aspetti della vita italiana. Per le case è stato importantissimo l'aiuto dell'Istat. Abbiamo scelto di pubblicare una quantità di fotografie pari alla percentuale delle classi sociali italiane per offrire una visione giusta e proporzionata. Se il sottoproletariato rappresentava il 12%, allora il 12% di fotografie era per le case del sottoproletariato. E così sono andato avanti, creando e aggiungendo alcuni tasselli. In particolar modo ho sentito tre fotografi, che sono Ferdinando Scianna, Francesco Cito e Luciano Ferrara, che mi hanno dato spaccati e tasselli del mosaico completamente differenti. Uno è interessante, quello di Francesco Cito, l'autore di quella pistola sul piatto di spaghetti mostrata stamattina, che potrebbe in qualche modo aprire un territorio, perché mi ha costruito una piccola mappa del fotogiornalismo conosciuto al di dentro del 77, a partire dalle testate blasonate, quindi da Epoca e dall'Europeo, ma ovviamente sono costretto a saltare, spero che poi nel testo che consegnerò successivamente per gli atti si renderà conto un po' di questo percorso sviluppato. E arrivo alla conclusione. Il 77 dal punto di vista dei social network, un punto di svolta è stato nel presente, un contesto mediale dell'abitare quotidiano particolarmente frequentato, oltre che dai sociologi o dai media studies, anche dalla public history. Il primo esempio. Queste sono foto di Ferrara che lasciamo perdere perché ha lavorato in maniera particolare sui disoccupati organizzati tra pubblico e privato e arriviamo ai social network. 1977 sono due i casi. Il primo è un filtro tra i più noti di Instagram. Non so quanti di voi usano Instagram. Il social network di produzione, elaborazione e condivisione sociale di fotografie acquistato da Mark Zuckerberg. Il filtro applicato alle fotografie fa emergere dominanti giallastro rossicce che danno un sapore vintage, che in qualche modo richiamano gli anni 70. Un ricordo da fotografie sbiadite, polaroid o di fotografie a colori dal piccolo formato che vedremo adesso in questa piccola carrellata, stampate in formato molto piccolo su carta Kodak o Agfa, che tra il 77 e il 78 scandiscono i toni e i sapori, i colori, gli umori
di quegli anni. La memoria fotografica del 77 in genere in bianco e nero, oppure appunto con queste specifiche dominanti di colore, e segnano i quadri sociali della memoria della vita quotidiana, consegnandola agli album privati. Il secondo esempio, I ragazzi del 77, una storia condivisa su Facebook. È un libro che è stato pubblicato alla fine del 2011, un libro mosaico di 500 pagine con 1272 fotografie mosaico, o che ricostruiscono una sorta di mosaico aperto all'implementazione di ognuno dei protagonisti. L'autore è il fotografo Enrico Scuro, o meglio non è l'autore, la verità è che non è l'autore. Enrico Scuro è quello che ha innescato la miccia di questa condivisione collettiva. Il punto è che questo libro nasce da un'esperienza di condivisione progressiva in rete nel più generalista dei social network, appunto Facebook. Il 5 febbraio del 2011 Enrico Scuro, originario di Taranto, studente al DAMS nel 77, fotografo del movimento, pubblica sul proprio profilo Facebook la foto dello spettacolo di Dario Fo che vedete alle mie spalle, che conclude il convegno contro la repressione nel settembre 77. Era la manifestazione europea che chiudeva un anno iniziato con le occupazioni dell'università, eccetera, eccetera, eccetera. E in questa immagine si distinguono i volti appena, molto poco. Eppure molti tra i contatti di Scuro cominciano a taggarsi e scrivono «Io c'ero». Scuro apre gli archivi, pubblica un paio di settimane, in due settimane tre album, ognuno di 200 fotografie, costituisce un gruppo intitolato «I ragazzi del 77», come vedete queste sono le immagini tirate fuori direttamente da Facebook, con i commenti dei ragazzi, dei giovani studenti che partecipavano al momento e che cominciano a commentare immediatamente queste foto, anche in maniera estremamente interessante, andrebbe esplorato questo spazio di Facebook. Ecco, Scuro apre gli archivi, pubblica tre album di 200 foto l'uno e costituisce un gruppo di Facebook intitolato I ragazzi del 77, commenti, discussioni, riconoscimenti, eccetera. Si ricollegano facce a storie a partire dal 77 bolognese. Il gioco prosegue dai cassetti di questa comunità che dalla piazza fisica si ritrova nel territorio della rete, 77-2013, arrivano centinaia di fotografie, poi alcune migliaia. Ad oggi l'archivio di Scuro dedicato al movimento del 77, che è un archivio che si espande sia diacronicamente che sincronicamente, perché non si ferma a Bologna ma arriva in tutta l'Emilia, ma anche in alcune zone della Toscana. Per esempio ci sono fotografie di Radio Libere di Siena piuttosto che di Firenze, come ci sono stagioni diverse dal 77, quindi si allarga anche cronologicamente con gli anni 75 76 78 79. Da questa sorta di gioco vengono pubblicate circa 5.000 fotografie, 13 appendici che ognuno di noi o ognuno di voi può vedere e esplorare online. Alla fine del libro esce questo libro, alla fine dell'anno, pubblicato da due piccole case editrici che chiudono il cerchio, Baskerville e Sonic Press, sono state fondate da Maurizio Marinelli e Oderso Rubini, che erano tra i giovani protagonisti del 77. Il volume rettangolare raccoglie circa un quarto degli scatti e racconta l'epopea, la vita quotidiana di una comunità reale che si incontrava quotidianamente in spazi fisici per fare musica, teatro, discutere, eccetera, eccetera, magari anche la politica, i viaggi, le feste, i concerti rock, il teatro, corredati di commenti, ricordi e riflessioni. Sto chiudendo. È un mosaico fotografico che racconta la vita quotidiana, non lo scatto straordinario, e pensa alle due immagini iniziali che abbiamo visto, magari anche quelle con l'istantanea significativa, sintetica, simbolica, ma le foto autoprodotte mettono insieme i momenti della vita pubblica, qui sì, con spaccati della vita privata, quando per strada si gridava il privato e politico. La vita era vissuta come evento collettivo, la casa come spazio aperto. Dalla storia condivisa dei ragazzi del 77 su Facebook escono fuori giovani protagonisti della rappresentazione mediale, la piazza affiancata alla casa, l'abitazione privata alla vita quotidiana, la scena in retroscena senza soluzione di continuità, viene ricostruita attraverso un social network generalista del presente, coinvolgendo la bellezza di circa 1.000 coprotagonisti, una memoria come trama e rete sociale, condivisa e costruita in maniera cooperativa. In questo senso ricorda molto l'operazione portata avanti dal MUI in Lombardia. Siamo di fronte ad un atlante consapevolmente collettivo e una prospettiva che sicuramente è multifocale nelle
pluralità degli sguardi fotografici, teleobiettivo, grandangolo, obiettivo normale, questa volta ritessendo il centro e i margini, la scena a retroscena, quello che è stato visto e ricordato a quello che non è stato visto ed è stato dimenticato, offrendo contesto visivo alla singolarità di ogni fotografia, sia in senso diacronico che sincronico, elaborando una sorta di profondità tridimensionale alla singolarità e alla bidimensionalità dell'istante fotografico.